Buona domenica, buon pomeriggio in questa domenica particolare che chiude di fatto l'avventura dell'Abruzzo del pallone per questa stagione di TV6 con le ultime gare di campionato. Ovviamente questo pomeriggio occhi puntati sullo spareggio del Teramo contro il Lumezzane. In casa basterà non perdere alla formazione biancorossa per conservare la Lega Pro, ma ovviamente noi andremo avanti tutto il pomeriggio per seguire anche quello che farà il Pescara nell'ultimo impegno stagionale all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Ed ecco perché, lo vedete nella nostra grafica, questo Abruzzo del pallone si chiama Abruzzo del pallone non stop, perché sarà una lunga cavalcata fino a questa sera, fino alle parole dei tecnici di Pescara e Fiorentina, appunto. Se a Firenze ci si gioca poco o nulla, ci si gioca tantissimo questo pomeriggio tra mezz'ora allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo e vedete alle mie spalle Andrea Costantini e andiamo proprio da lui perché siamo nelle immediate vicinanze di questo scontro che vale una stagione intera per la formazione biancorossa. Buon pomeriggio innanzitutto Andrea, le ultime di formazione e poi che ambiente si respira perché insomma immagino che la vigilia sia stata comunque carica di tensione perché il Teramo è arrivato a questo traguardo costruendo una squadra a luglio che non immaginava potesse arrivare a giocarsi la Lega Pro al 28 maggio. A te Andrea, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Chiaramente c'è grande attesa, c'è un po' di tensione, però non è una tensione di quelle spasmodiche. Forse stiamo aspettando. Intanto, io chiedo alla regia se è possibile annullare il fastidioso ritorno audio. Però stavo dicendo, non c'è ancora quella tensione così spasmodica, forse perché siamo ancora a poco meno di mezz'ora dall'inizio della partita. Il pubblico sta affluendo, probabilmente vedete alle mie spalle un po' la spicciolata in questo parcheggio che solitamente è adibito per i mezzi anche insomma, della stampa e di addetti ai lavori. In questo caso però è un parcheggio semivuoto, ci sono i mezzi delle forze dell'ordine e pochissimi altri perché per decisione del GOS in settimana, per motivi di ordine pubblico, si è deciso di non occupare gli stalli del parcheggio interno del Bonolis. È chiaro che nessuno lo vorrebbe, ma se ci dovesse essere un risultato negativo e una forte contestazione, insomma, meglio tenere sgombro il parcheggio dello stadio. Un accenno di tensione, vi posso dire, c'è stato nel momento in cui è entrato in campo per qualche istante il presidente del Lumezzane, Renzo Cavagna, che ha ricevuto gli improperi di un drappello di tifosi del Teramo, perché ricorderete la conferenza stampa che vi abbiamo proposto la scorsa settimana, ha pronunciato delle parole il presidente del Lumezzane che non sono piaciute ai tifosi e quindi Cavagna appena entrato in campo per insomma, seguire la sua squadra prima del riscaldamento non ha ricevuto un'accoglienza diciamo così cortese per usare un giro di parole. Peraltro ci è stato riferito che Cavagna seguirà la partita dalla curva, cioè dal settore ospiti. Al momento non c'erano sostenitori del Lumezzane quando siamo usciti dallo stadio. Vedremo se di qui all'inizio della partita, insomma, vedremo se arriveranno una decina, così vengono annunciati, una decina di tifosi del Lumezzane e nel caso appunto il presidente del Lumezzane seguirà da lì la partita. Non abbiamo invece ancora visto il presidente del Teramo Campitelli che forse però arriva in questo momento, ecco qui, entra proprio all'interno dello stadio con la sua vettura il presidente del Teramo che evidentemente se in trasferta ha deciso di entrare nello stadio in ampio anticipo, sedendosi un'ora e mezza prima della partita sulla tribuna e aspettando poi l'inizio della partita. In questo caso evidentemente la tensione è altissima ed è arrivato proprio in extremis allo stadio. Abbiamo appena visto l'ingresso, ora non so se da lontano si vedrà anche spuntare Campitelli, c'è un mezzo della
della Croce Rossa, eccolo Campinelli, si sta avvicinando al cancello giallo, lo vediamo con la giacca in mano, con una camicia bianca, chiaramente ci mettiamo un po' nei suoi panni e possiamo immaginare la grandissima tensione, perché lo si è detto in settimana, è stato anche scritto, è una partita che vale una stagione ma forse anche qualcosa in più, perché Jacopo, come anche tu hai sottolineato oggi sulle colonne della città, ma anche i colleghi sul Messaggero, sul Centro, hanno scritto: comunque vada, la partita di oggi lascerà il segno in un modo o nell'altro, quindi possiamo capire quello che può passare un po' per la testa del presidente, che ora entra proprio nel tunnel del Bonolis, dopodiché salirà in tribuna. Prima di fare altre considerazioni, il momento delle formazioni abbiamo aspettato un po', ma insomma le abbiamo, allora le andiamo a leggere. Sciolto il dubbio Spighi ce la fa questa mattina, l'ultimo provino. Spighi dunque in campo nella formazione sostanzialmente annunciata, con Barbuti che vince il ballottaggio con Fratangelo, dunque Teramo in campo con Narciso, Spighi e Speranza, Di Paolo Antonio, Barbuti e Sansovini, Carcali, Silari, Amadio, Caidi e Sales, dunque difesa a 4 la solita con Sales, Caidi, Speranza e Carcalis, il centrocampo con Spighi, con Ilari, con Amadio, con Di Paolo Antonio, coppia d'attacco con l'ex Barbuti al fianco di Sansovini. Il Lumezzane risponde con un 3-4-3, modulo che è stato provato per tutta la settimana, così ci hanno spiegato i colleghi giunti da Lumezzane. Andiamo a leggere la formazione della squadra di Mauro Bertoni: Pasotti, Bonomo e Bagatini, Arrigoni, Quinto e Sorbo, Speziale, Bacio Terracino, Varas, Leonetti e Tagliani. Difesa a 3 come l'andata, dunque con Sorbo, Tagliani e Bagatini. I due esterni sono Bonomo a sinistra, la novità di quest'oggi, a destra giocherà Varas, i due interni Quinto e Arrigoni, trio d'attacco con il pericolosissimo Bacio Terracino e poi con Speziale e Leonetti. Questo è il modulo scelto da Bertoni. Le due panchine: Teramo con Calore, Imparato, Altobelli, Petrella, Camilleri, Masocco, Scipioni, Carraro, Fratangelo, Baccolo e Tempesti. Dunque Petrella anche lui recuperato, non ha più di mezz'ora nelle gambe, potrebbe esserci bisogno di lui nel secondo tempo, nel caso insomma potrà entrare a partita iniziata, ma non è al 100%. La panchina del Lumezzane con Carboni, Musto, Marra, Allegra, Rizzi, Russini, Gentile, Padulano, Verde, D'Alessandro e Sola. Mancano gli infortunati Zappacosta e Oggiano. Zappacosta si era fatto male nel primo tempo della gara d'andata, Oggiano era subentrato proprio a Zappacosta, aveva giocato anche una buonissima partita, ma evidentemente in settimana ha avuto dei problemi fisici che lo hanno tenuto fuori da questa partita. Dirige Antonello Balice della sezione di Termoli, assistenti Capaldo di Napoli e Rossi di Novara, quarto uomo Chindemi di Viterbo, un solo precedente con Antonello Balice della sezione di Termoli, un Teramo Ancona 1-0 con autogol decisivo di Parodi, vittoria di misura della squadra biancorossa. Jacopo, che dire, c'è dunque attesa sì per questa partita, il Teramo non deve perdere per salvare la categoria, basta il pareggio, ma basta, si fa per dire, perché è una gara che vivrà molto su degli equilibri anche psicologici. Il Teramo dovrà cercare di fare una partita propositiva, dovrà giocare come se effettivamente non ci fossero due risultati a disposizione, poi è chiaro, se si dovesse arrivare in situazione di parità nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi 10 minuti, lì è evidente che i conti saranno fatti, l'atteggiamento sarà comunque condizionato dal doppio risultato a disposizione, però dal primo minuto il Teramo deve giocare la partita per vincerla, per non arrivare con il fiatone alla fine, perché immaginate insomma come sarebbe vivere un finale di gara in apnea, sarebbe dura un po' per tutti i tifosi al Bonolis, in primis per il presidente Campitelli. Jacopo. Eh sì Andrea, io ti ringrazio per questo collegamento prepartita, sono le 16:13, quindi tra 17 minuti inizia la partita, allora io ne approfitto per liberarti e farti raggiungere la tribuna stampa ovviamente per seguire la partita che ci racconterai tra poco. Grazie ad Andrea Costantini e allora noi ci andiamo a vedere come è finita la gara di andata, 1-1, la riviviamo in questo concentrato di immagini e musica e anche il racconto di Andrea Costantini. Vediamo. Iniziata ora la partita, iniziata
Lumezzane Teramo, gara d'andata dei play-out, lo ricordiamo, 90 minuti all'andata, 90 al ritorno. Il Teramo il primo attacco, attenzione, c'è la paratissima su Di Paolo Antonio, ancora Di Paolo Antonio la mette in mezzo, la palla viene raccolta da Carcalis, tiro cross, forse una deviazione. Ora questa palla, Sansomini in area, Sansomini parata! Attenzione a Lumezzane, Narciso respinge, c'è Di Paolo Antonio, va al cross, basso, il tiro di Bacco, la palla di Panotti! Ora attenzione, palla in aria, è buona, Paccolo, parata ancora di Panotti. Tutti i regali allo zio, che ricordiamo, ecco, il presidente. Ora attenzione, palla in verticale, posizione regolare, Lumezzane con Bacio Terracino, gol del Lumezzane, Bacio Terracino per il vantaggio del Lumezzane. E se vogliamo è la giusta punizione per un Teramo che ha sviluppato tanto, troppo, e qui la squadra di Ugolotti si è fatta trovare scoperta. E ora c'è uno sputo di Paolo Antonio, Di Paolo Antonio in area, Di Paolo Antonio dentro Spighi e c'è il gol! Il gol di Spighi al quarto d'ora e la ripresa peggio del Teramo. Ma è finita qui, è finita, ed è 1-1 tra Lumezzane e Teramo al 45esimo del primo tempo, Bacio Terracino, nella ripresa al 15esimo, il pareggio di Spighi. E allora da qui si riparte ovviamente dall'1-1 dell'andata. Intanto questo è un pomeriggio che si apre nel migliore dei modi per i colori italiani, per i colori della Ferrari, doppietta a Monte Carlo, primo Sebastian Vettel, secondo Kimi Raikkonen, davvero una doppietta fantastica per la scuderia rossa, che dunque si porta in testa al mondiale, dà un colpo importante alle ambizioni della Mercedes campione uscente. Nel frattempo si sta correndo l'ultima tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Monza a Milano, che designerà chi tra Tom Dumoulin, Nairo Quintana, attuale maglia rosa, Vincenzo Nibali e Thibaut Pinot vestirà e si porterà a casa il trofeo senza fine di questa edizione numero 100 del Giro d'Italia, mai così combattuta, mai così i primi quattro sono stati distanziati di pochissimo tempo. Ovviamente il corridore olandese è il principale favorito, vedremo come andrà a finire, ovviamente vi daremo conto durante questa edizione dell'Abruzzo del pallone. In Serie A si sta giocando una sola partita, Cagliari-Milan in vantaggio la formazione cagliaritana 1-0 con gol di João Pedro, ma di fatto i conti sono quasi tutti fatti, manca solo vedere chi nello scontro a distanza tra Empoli e Crotone riuscirà ad evitare la Serie B. Per il Pescara invece impegno questa sera alle 20.45, come detto, con la Fiorentina, impegno a cui non parteciperà Sulle Muntari, che dai fatti di Cagliari in poi non ha giocato più nemmeno un minuto con la formazione biancazzurra, e diciamo che
La sensazione è che l'avventura si sia conclusa anzitempo per il centrocampista ghanese del Pescara, arrivato in gennaio per una campagna rafforzamenti che evidentemente non ha dato i frutti sperati. Sono le 16:18, tra poco torniamo allo stadio Gaetano Bonolis, però intanto ci andiamo a vedere come questa mattina i giornali parlano della gara del Bonolis. Eccolo qua, il Messaggero: Teramo, prenditi la salvezza. I biancorossi, ore 16:30, ospitano il Lumezzane nella sfida che vale un'intera stagione. Basta il pari dopo l'1-1 dell'andata. Ugo Lotti, che alla vigilia ha detto: questa partita è importantissima per tutta la città e sono certo che i tifosi lo capiranno e ci daranno una grande spinta. Poi vedremo anche più o meno quale sarà il dato finale degli spettatori del Bonolis. I 90 minuti più difficili della gestione Campitelli, a quasi 9 anni dall'inizio della sua avventura come presidente del Teramo, luglio 2008, Luciano Campitelli si troverà oggi a vivere probabilmente i 90 minuti più importanti della sua gestione. Nulla a che vedere con la Serie B poi persa nelle aule di tribunale, perché in ballo c'è molto di più. Retrocedere, con il patron che ha già chiarito che resterà in ogni caso alla guida, sarebbe una sorta di chiusura di un ciclo fenomenale che ha portato il Teramo dalla promozione fino alla conquista, per l'appunto, della categoria. Vedremo se ovviamente sarà così, se il Teramo riuscirà a conservare questa categoria, che comunque è quella dei professionisti, o se si dovrà purtroppo accontentare di retrocedere tra i dilettanti. Dalle colonne del Messaggero andiamo sulle colonne del Centro: salvezza in palio, serve un gran Teramo, basta non perdere per fare festa e mettersi alle spalle una stagione tribolata. Spighi in dubbio, ma abbiamo detto che Spighi ce la fa, gioca dal primo minuto, Petrella torna a disposizione, ma va in panchina. Questo è il quadro della stampa. Colpo d'occhio, bel colpo d'occhio al Bonolis, attesi 2500 spettatori. Allora, siccome io vedo Andrea Costantini collegato, poi gli chiederemo se sono 2005. La sensazione è che siano molti di meno, almeno nella vendita dei biglietti fino a questa mattina. La sensazione è che non si arrivi a 2500, ma che ci si fermi un po' prima. E allora io direi, visto che sono le 16:20, in maniera fulminea Andrea Costantini ha raggiunto la sua postazione, io tornerei proprio da lui per chiedergli: Andrea, se a questo punto abbiamo fatto più o meno bene i conti, cioè se sono 2005 oppure, come ci si aspetta, magari qualche presenza di meno, anche perché quella stagione tribolata di cui si parlava ovviamente condiziona anche la possibilità che molta gente raggiunga l'impianto di Piano d'Accio. Andrea. Beh, ti devo dire che al momento non sembrano 2500, sono sicuramente di meno, però insomma mancano 10 minuti all'inizio della partita, forse qualcuno che ha comprato il tagliando in ritardo lo sta comprando proprio in questi minuti, magari un afflusso non semplificato anche da questi provvedimenti dovuti all'ordine pubblico. Aspettiamo prima di dare un giudizio definitivo. Certo che al momento non mi pare si possa parlare di 2500 presenze. Nel settore ospiti però ti dico che ci sono più di 15 tifosi, al momento saranno qualche decina in più, una trentina così a occhio, e potrebbe esserci tra questi anche il presidente Cavagna. Però che dire, siamo in attesa dell'ingresso in campo delle due squadre. Io chiedo sostegno a Tania Cantagalli, che è qui al mio fianco. Intanto il dato numerico sul pubblico possiamo congelarlo, ma siamo al di sotto di quella soglia che era stata inizialmente preventivata. Al momento sì, Andrea, buonasera a tutti. Al momento sì, vediamo quando sarà il fischio iniziale, lì si avrà un'immagine un po' più precisa di quello che potrà essere il pubblico oggi presente. Ovviamente si proverà a battere il record di Teramo San Benedettese di questa stagione sulle oltre 2000 unità presenti. Al momento non ci siamo. Senti, presidente Campitelli è arrivato tendenzialmente tardi rispetto alle sue abitudini, soprattutto perché negli ultimi tempi lo abbiamo visto sedersi sempre in ampio anticipo.
in trasferta, però in quel caso va atteso praticamente l'avvicinarsi del fischio d'inizio. È arrivato un po' in extremis poco fa, seguito dai fidi Testa e Minini, si è accomodato sul, all'interno del suo box, e abbiamo detto già nel collegamento prepartita, ma lo hai scritto anche tu sul messaggero, questo oggi comunque vada, questa partita sarà un po' uno spartiacque dell'era Campitelli. Sì, assolutamente, diciamo che sta dando fondo a tutti, a tutte le azioni possibili, infatti il fatto di Scaramanzia sta variando il più possibile in questa stagione per cercare di avere un risultato positivo, perlomeno quest'oggi ha cambiato quest'oggi anche il suo comportamento nell'ingresso in campo, sì. Secondo me questi sono i 90 minuti più importanti della sua gestione, che è iniziata, ricordiamo, nel luglio del 2008. Molto più importanti della Serie B, perché in questo momento ci si gioca comunque una terza serie nazionale che secondo molti, secondo tanti addetti ai lavori, il campionato di riferimento del Teramo. Perderla oggi sarebbe un tornare indietro, una sorta di anno zero, una sorta di anno zero che comunque secondo me ci dovrebbe essere, anche se il Teramo, sperando Biancorossi dovesse conservare la Lega Pro, perché come abbiamo già detto, non imparare dai propri errori sarebbe il primo passo per ricombetterla in campo. Senti, dal punto di vista tattico, Teramo con il 4-4-2 con Barbuti e Sansovini, mentre nel Lumezzane c'è questa mossa del 3-4-3, se vogliamo uno schieramento anche più offensivo rispetto a quello che era preventivato. Sì, Ugolotti oggi ci ha stupito, perché per la prima volta ha confermato quello che erano le attese della settimana, e non è successo. Tanto arriva il sindaco Brucchi. Sta arrivando, sta salendo proprio in questo momento le gradinate. Ci sono preso Colotti, dicevamo, perché alla fine ha confermato quella che era la formazione attesa durante questa settimana di allenamenti, a parte quel spin che si è portato fino a questa mattina con un provino superato da parte dell'ex SPAL. Dall'altra parte Lumezzane ovviamente deve vincere, quindi Bertoni sceglie uno schieramento molto offensivo e punterà ovviamente sul punto di forza della formazione bresciana, che sono le ripartenze che hanno già dimostrato di poter far male al Teramo nella gara di andata. Bene, al mio fianco, l'altro fianco, c'è il collega Paolo Renzetti. Paolo, voglio chiedere una battuta anche a te su questa partita, una partita che vale il futuro del Teramo. 90 minuti, ricordiamo, non ci saranno supplementari, la partita finirà al 90esimo/95esimo, quindi il risultato in termini dei regolamentari definirà la salvezza o la retrocessione del Teramo. Paolo. Sì, una partita che è una stagione, finito banale ricordarlo, una stagione che si era messa male per il Teramo, e quindi credo che se la formazione, come tutti ci auguriamo, la formazione del presidente Campitelli riuscirà a portare a casa questa salvezza, si possa essere comunque soddisfatti, perché ricordiamo che per diversi mesi della stagione il Teramo è stato quasi al limite, ovvero non della zona a playout, ma quasi della zona retrocessione, dell'ultimo posto, e quindi credo che essere comunque arrivati Ok, rientriamo perché c'è qualche problema nel collegamento con lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Facciamo un salto un po' sul web per farvi vedere, insomma, la home page per esempio di Gazzetta.it, che parla del trionfo della Ferrari a Monte Carlo. Ferrari da sballo a Monaco, Vettel trionfa su Raikkonen. E poi in basso vediamo il live di Cagliari Milan, che è l'unica partita che si sta giocando in Serie A. Bacca centra la padula, Cagliari-Milan ancora 1-0, e poi soprattutto a fianco Monza-Milano, fra poco i big, la crono decisiva in un giro un po' particolare, un giro dell'autodromo di Monza e poi deviazione 20 km fino a Milano, fino a Piazza Duomo, per vedere chi indosserà la maglia rosa. Come detto, il principale favorito è Tom Dumoulin, che nei giorni scorsi ha perso la maglia del primato, ma conta questo pomeriggio di riprenderlo in maniera definitiva. Torniamo da Andrea Costantini, perché stanno entrando le squadre in campo. Andrea.
Sì, io la terrò per qualche istante, poi ci fermeremo perché sarà osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell'ex arbitro Stefano Farina, designatore della Cambi, quindi insomma saremo costretti a fermarci per questo atto peraltro doveroso. Lumezzane in campo con una divisa interamente blu, Teramo in campo con una divisa interamente bianca o quasi interamente bianca con risvolti rossi. A quanto pare il Teramo attaccherà in questo primo tempo dalla destra alla sinistra rispetto alla nostra prospettiva. Ora va riempiendosi la curva dei tifosi biancorossi, c'è una rappresentanza più nutrita del solito sul settore dei distinti, ecco, è proprio nel settore distinti che c'è un aumento del flusso di tifosi rispetto al solito, mentre confermo che sul settore ospiti, nella curva destinata ai tifosi di Lumezzane, sono circa una trentina. Allora, sono subito smentito perché dopo il sorteggio il Teramo si sistema nella metà campo opposta, dunque attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. È il momento delle foto di rito delle due squadre che sono a centrocampo, iniziano a farsi sentire i tifosi del Teramo e noi ci fermiamo proprio per il minuto di raccoglimento. A te. Grazie Andrea, quindi tra poco torniamo al Bonolis di Teramo, ovviamente ci apprestiamo a vivere questo minuto di raccoglimento. Io vi ricordo, lo potete vedere anche la nostra pagina Facebook, dove potete trovare la diretta Facebook del nostro programma, questa lunga maratona per vivere le emozioni di questo pomeriggio, che di fatto chiude la nostra, anche la nostra stagione dell'Abruzzo del Pallone, perché questa sera di fatto al triplice fischio, al termine delle parole dei tecnici di Pescara e Fiorentina, chiuderà anche i battenti per quest'anno l'Abruzzo del Pallone. Sono state tante puntate, tutte speriamo che siano state piacevoli per voi che ci avete seguito. Ovviamente vogliamo chiudere raccontandovi fino in fondo come vanno le cose nel calcio abruzzese che ha vissuto momenti di difficoltà in questa stagione con la retrocessione del Pescara dalla Serie A alla Serie B dopo lo splendido campionato dell'anno scorso. Ha visto le clamorose difficoltà del Teramo, che oggi sta per iniziare la partita, si gioca la possibilità di restare tra i professionisti con il rischio addirittura di dover ripartire da una categoria dilettanti, ma ha visto anche delle ottime formazioni, delle conferme come il San Nicolò per esempio in Serie D, ha visto dei casi come quello dell'Aquila un po' partito per vincere la formazione rossoblu e che poi per varie vicissitudini si è un po' dovuto fermare. Abbiamo vissuto all'inizio il grande percorso della Vastese, che poi piano piano è andato un po' scemando, stessa cosa alti e bassi anche per l'Avezzano, la salvezza del Pineto che tornava in Serie D, dopo tanti anni, una salvezza meritata, costruita nel tempo con parecchio turnover nei giocatori e anche con un cambio di allenatore. Ecco, tutto questo purtroppo non cancella l'addio del Chieti in corso d'opera, che ha lasciato il girone F di Serie D monco di una squadra. Abbiamo cercato di raccontarvelo, speriamo nel migliore dei modi, magari speriamo di esserci riusciti a darvi uno spaccato di un'annata che certamente non sarà di quelle da ricordare, perché sono state più le cose che sono andate male rispetto a quelle che sono andate bene. Però speriamo di avervi accompagnato piacevolmente in tutta questa stagione che si chiude proprio con questa domenica. La partita credo che sia iniziata, allora io torno da Andrea Costantini per vivere questo Teramo Lumezzane. Andrea, a te. Sì, si gioca da poco più di 30 secondi, 0-0, attacca il Teramo con la rimessa effettuata da Sales, scambio con Sansovini, ora Barbuti, si gira, Barbuti avanza, attaccato da Quinto, intervento regolare di corpo di Marcello Quinto, peraltro grande amico di Antonio Narciso, portiere del Teramo, i due hanno giocato per diversi anni a Foggia, sono in ottimi rapporti,
peraltro ci ha spiegato Narciso in settimana questo aneddoto, che si sono salutati, ha detto Quinto noi stiamo bene e Narciso ha risposto noi stiamo ancora meglio, quindi insomma speriamo che possa essere a maggior ragione così alla fine di questa partita. I due rivali in campo nei 180 minuti dei playout, ma grandi amici fuori dal campo. Il Teramo che riparte, viene spinto a terra in questo momento, Sales che era in sganciamento, punizione per il Teramo proprio davanti alla panchina di Guido Ugolotti. Peraltro poco prima del fischio d'inizio, coro della curva contro Campitelli, subito frenato dai bu e dai fischi della tribuna, che hanno un po' levato gli scudi per difendere il patron biancorosso Campitelli. Anche all'andata, quando si giocò sostanzialmente a Bonolis con tanto pubblico arrivato da Teramo, tanto e anche piuttosto rumoroso, anche in quel caso prima della partita ci furono dei cori molto brevi però anti-Campitelli, poi subito placati. Alla fine poi il Teramo la sfangò con un risultato positivo, anche se poteva andare anche meglio, soprattutto con un po' più di cinismo nel primo tempo. Vedremo come andrà a finire quest'oggi. Continua a scorrere il tempo, 2 minuti e mezzo andati via, c'è una posizione di fuorigioco a carico di Antonio Bacio Terracino in gol all'andata, peraltro sirene da categorie superiori per Bacio Terracino, abbiamo letto in settimana anche di un interessamento del Pescara, certo che per le sue caratteristiche è un giocatore che sembra tagliato ad hoc per il modulo zemaniano, attaccante esterno da 4-3-3, può giocare a destra, può giocare a sinistra, è un giocatore che ha fatto male al Teramo in 2 partite su 3 in questa stagione, quindi è un giocatore che potrebbe fare comodo, perché no, al Pescara e al modulo di Zeman. Ora il Teramo che giostra nella propria tre quarti di campo con Amadio, pallone per Sales, troppo lungo il suggerimento per Sansovini, poi ancora Amadio spinto alle spalle, si continua a giocare, Barbuti difende il pallone, poi giù, fallo di Kevin Baras, l'ecuadoregno del Lumezzane gioca come quarto di destra in questo 3-4-3 che così insomma ci è stato perlomeno presentato. Ora noi attendiamo anche qualche minuto per capire se effettivamente sarà 3-4-3 o anche può essere una parvenza di 3-5-2 se Leonetti dovesse giocare molto vicino a Speziale e Bacio Terracino addirittura quinto di centrocampo, poi verificheremo meglio. Intanto punizione per il Teramo nella tre quarti di campo di Lumezzane, va Amadio, palla morbida che spiove dalle parti di Di Paolo Antonio, scambio sul breve con Caidi, posizione d'ala di Caidi, cross messo fuori non benissimo, due volte da Speziale, allora il Teramo insiste con Barbuti, Barbuti dietro per Sales, quindi Amadio, Lumezzane ora sulla difensiva, Lumezzane sulla difensiva contro questi attacchi del Teramo, anche se ora sbaglia la misura del lancio Amadio, palla troppo lunga per Spighi. Allora Ania, 4 minuti e mezzo, primissime impressioni? Impressioni finora positive. Andrea, mi sembra che il Teramo sia sceso in campo con l'atteggiamento giusto, ricordiamo che basta non perdere alla squadra di Ugolotti per tenersi la Lega Pro, però mi sembra che in questi primissimi minuti il Teramo stia mettendo in campo il giusto atteggiamento con la giusta cattiveria, attaccando e pressando subito il Lumezzane che come preventivato prova soprattutto ad affidarsi alle ripartenze veloci per provare a far male ai biancorossi. Molto bene fino a questo momento Barbuti, sta lottando, sta sgomitando, ricordiamo che l'attaccante ha caratteristiche uniche in squadra perché non c'è un'altra punta centrale come lui agli ordini di Ugolotti. Il Teramo che prova una nuova impostazione con Barbuti che però viene fermato da Sorbo, allora il Lumezzane che è imposta dalle retrovie con la palla per Tagliani ancora per Sorbo, quindi Bagatini, avanza Bagatini, il terzo dei tre centrali del Lumezzane, palla molto lunga, troppo però, allora Caidi va al retropassaggio di testa. Pallone intendeva servire Bonomo che era stato escluso nel match d'andata. Bonomo che peraltro giocatore di origine argentina, anche lui potrebbe essere attratto da sirene di altre squadre di Lega Pro o addirittura di Serie B.
il pallone verso Di Paolo Antonio, quindi Di Paolo Antonio che allarga il gioco per Spighi, va a vuoto Bagatini che poi riesce a rimediare, quindi c'è il fallo di Spighi. In effetti noi, continuando a vedere lo schieramento dell'Umezzane, direi che più un 3-5-2, non un 3-4-3, perché Leonetti e Speziale sono le due punte, Varas gioca interno, mezzala di destra con Quinto davanti alla difesa, Arrigoni mezzala di sinistra e poi Bonomo e Bacio Terracino sono gli esterni di un centrocampo che ci sembra appunto ora a 5. Davanti, come detto, Leonetti e Speziale. Dunque sostanzialmente è il modulo dell'andata, un 3-5-2. In occasione della gara d'andata giocava Zappacosta interno con Varas esterno, poi quando si fece male Zappacosta entrò Oggiano e Varas fu messo interno, Oggiano chiaramente quinto di centrocampo. Varas è un giocatore molto duttile, può giocare in attacco, può giocare esterno, può giocare mezzala. Ora l'equadoregno gioca mezzala, dunque confermiamo, è più un 3-5-2 o, come ha detto Amadio in conferenza stampa, quando il Lumezzano attacca diventa una sorta di 3-3-4. Terao invece con un 4-4-2 più classico, con due punte di ruolo come Barbuti e Sansovini. Tanto palla in avanti per Narciso. Allora sono trascorsi più di 7 minuti, 0-0 al Bonolis tra Teramo e Lumezzane. Studio. E allora grazie Andrea per la linea. Intanto vediamo il pareggio del Milan a Cagliari, calcio di rigore di Gianluca Lapadula. Prima c'era stato un altro calcio di rigore fallito da Carlos Bacca. Quest'altro invece tiro dal dischetto, su quest'altro tiro dal dischetto è andato l'ex attaccante proprio di Teramo ma anche di Pescara, Gianluca Lapadula, che non ha sbagliato, e dunque pareggio per il Milan. Vediamo anche se riusciamo i risultati, anche se sono molto parziali in Serie A, perché come detto c'è una sola partita che si sta giocando, perché Atalanta, Chievo e Bologna Juventus sono partite di ieri pomeriggio, con l'Atalanta che ha festeggiato nel migliore dei modi l'approdo in Europa battendo con un gol di Papu Gomez il Chievo Verona. La Juventus vince anche l'ultima partita di campionato in rimonta contro il Bologna a deciderla a tempo scaduto, un classe 2000 come Kean, un ricambio generazionale importante, molto importante per la Juve, questo ragazzo molto interessante di cui si parla veramente un gran bene. In questo momento, come detto, Cagliari-Milan 1-1, João Pedro, Lapadula, questa è la sequenza delle reti. Vedete anche le partite delle 18, che sono due, c'è Sampdoria-Napoli, ma allo Stadio Olimpico c'è soprattutto Roma-Genoa, che sarà l'addio alla maglia giallorossa di Francesco Totti. In questo caso sì che ci sarà il tutto esaurito a Roma per dare l'addio al proprio capitano, che da tantissimi anni ha indossato appunto solo una maglia, quella della Roma. Poi alle 20:45 ci sono gli altri scontri, e allora Crotone-Lazio, e questa è una partita importante perché il Crotone è invischiato nella lotta per non retrocedere. Poi c'è Fiorentina-Pescara, e qui di fatto le posizioni sono abbastanza cristallizzate. Stessa cosa dicasi per Inter-Udinese, ma c'è Palermo-Empoli, che è una gara che potrebbe condizionare anche la lotta per salvarsi in un combinato disposto con Crotone-Lazio. Il Crotone rispetto all'Empoli dovrebbe recuperare un punto. A parità di punti si salva il Crotone, che è in vantaggio negli scontri diretti, ma attenzione perché poi in settimana ci sono state anche varie analisi, perché al Palermo converrebbe mandar giù il Crotone piuttosto che l'Empoli. Insomma, discorsi di diritti televisivi, di paracaduti, di redistribuzione del denaro. Insomma, purtroppo il calcio è anche questo, magari calcolo anche cinico, vedremo se sarà così, non diamo nulla per scontato. Però vedete, insomma, Empoli-Crotone 32-31, è chiaro che c'è anche lo scontro Roma-Napoli per il secondo posto, molto importante, anche se all'ultima giornata di campionato è difficile che ci siano degli scossoni, soprattutto con un Genoa tranquillo che ha centrato la settimana scorsa la matematica salvezza. È chiaro che la Roma, vincendo, blinderebbe il secondo posto, il Napoli si dovrebbe accontentare dei preliminari di Champions League, cosa che alla Roma sono costati tantissimo in questa stagione, Roma eliminata dal Porto. Comunque sono tutti discorsi che si faranno. Facciamo un salto sul web per vedere come stanno andando le cose nell'ultima tappa
del Giro d'Italia e poi torniamo allo Stadio Bonolis, dove c'è stata una parata non impossibile di Narciso. In questo momento Jos Van Emden del Team Lotto Enel Jumbo è primo in classifica, secondo a 27 secondi c'è l'italiano della BMC Racing Manuel Quinziato, poi uno specialista come Vasil Kirienka, ma ovviamente si aspettano tutti gli altri, i big, i quattro big che dovranno giocarsi la vittoria di questo Giro d'Italia. Questa per il momento è la classifica parziale, come vedete anche nell'altimetria una tappa da Monza, dall'autodromo fino a Milano, che non presenta alcuna asperità, il terreno ideale per Tom Dumoulin. Staremo a vedere, siamo all'undicesimo del corso del primo tempo, dicevamo c'era stata una parata non impossibile di Narciso su un tiro del Lumezzane, per il momento non ci sono grandissime occasioni, ma non è una partita a scacchi, vero Andrea? Non è la classica partita bloccata. No, però negli ultimi minuti il Lumezzane ha alzato il baricentro e il Teramo sembra un po' in affanno. Penso che in questo momento la squadra di Ugolotti stia un po' avvertendo il peso della partita. Il Lumezzane mi sembra ora un pochettino più tranquillo, quindi al di là di quei primissimi minuti dove il Teramo era partito con un po' più di aggressività, ora è la squadra di Bertoni che è un po' salita con il baricentro. Per carità, non ci sono state opportunità vere e proprie, però insomma si avverte un po' nell'aria della tensione all'interno dei giocatori biancorossi. Ma dopo tutto anche in settimana gli stessi Speranza, Maria e Narciso in conferenza hanno parlato di come abbiamo sentito il peso della posta in palio nella gara d'andata, e ricordiamo che nella gara d'andata il Teramo ha occupato 4 palle gol nitide nel primo tempo, eppure loro stessi hanno detto che hanno avvertito il peso della responsabilità, perché poi giocare per traguardi importanti, per una promozione è un conto, lì si vola sulle ali dell'entusiasmo, come è stato nell'anno della Serie B, soprattutto se poi questo obiettivo non è preventivato. Invece quando si gioca per obiettivi di questo tipo è diverso. Intanto Imparato si sta scaldando, quindi probabilmente ci sono dei problemi per Spighi ed evidentemente Ugolotti dovrà effettuare il primo cambio. Vedo già il team manager Gatta che sta preparando la lavagnetta. Dunque primo colpo di scena, se ricordi Jacopo, ieri un po' parlando tra di noi stavamo dicendo c'è il rischio, mettendo Spighi dal primo minuto, di incorrere in un caso come Parolo nella gara di Coppa Italia. Sì, nella finale di Coppa Italia Juve-Lazio, sì. Sì, rischi il giocatore che poi ti abbandona dopo 18 minuti, in questo caso anche prima, sono 14 minuti e Circo Spighi, autore del gol del pareggio dell'andata, deve già abbandonare la partita ed esce dunque Spighi ed entra il numero 3, Raffaele Imparato. Ora un 4-4-2 molto molto più difensivo, perché Spighi è un giocatore che dà ritmo, un giocatore che dà strappo, che dà cambio di passo, un giocatore molto importante per il Teramo perché ha quelle caratteristiche che mancano agli altri giocatori, specie del centrocampo teramano. Ora addirittura viene meno Spighi e viene inserito un difensore di ruolo, un terzino di ruolo come Imparato, quindi il Teramo sulla fascia destra c'era due giocatori come Sales e come Imparato che dovrebbero essere l'uno il cambio dell'altro e invece giocano ora sulla stessa fascia. È lo stesso cambio fatto a Lumezzane, ma a Lumezzane mancavano 15 minuti e bisognava portare a casa un risultato positivo. In questo caso è un cambio che arriva presto e evidentemente non se l'è sentita Ugolotti di schierare un giocatore come Petrella, che poteva essere il cambio naturale, ma un cambio molto più offensivo, ma Petrella non ha 90 minuti nelle gambe, forse non ne ha neanche 75, quindi Agna, questo cambio come muta nell'essenza di questa partita? Sicuramente sarà un Teramo con meno spinta, almeno sulla parte destra del campo. Poi non ho capito se Spighi si è fatto male nella prima vera accelerata della sua gara oppure c'è stato un problema in seguito al contrasto con Bonomo, che era andato appunto a chiudere l'esterno del Teramo. Si conferma comunque una fragilità dell'esterno ex SPAL già paventata negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, a dire la verità, da quando è arrivato del mercato di gennaio qui a Teramo.
si è deciso di rischiarlo, perché comunque per l'appunto, come dicevi tu, ha caratteristiche uniche. Poi magari si puntava all'ingresso di Petrella nel secondo tempo per dargli un cambio anche per caratteristiche simili tra i due, così non è stato. Adesso c'è un'occasione per Salpomì, dall'altra parte di Paolo Antonio. Sì, di Paolo Antonio, attenzione alla palla per Carcalis, tiro che viene rimpallato da Bacio Terracino. Buona azione, peraltro uno spunto, rileviamolo, di Imparato, che è andato via sulla destra, ha messo in mezzo un pallone lavorato da Sansovini, poi dalla parte opposta sul secondo palo è arrivato di Paolo Antonio, l'azione è proseguita fino al calcio d'angolo con la correzione di Bacio Terracino in azione di copertura sullo sganciamento di Carcalis, che ora riceve il corner corto di Paolo Antonio, tiro ancora per Amadio, il cross di Amadio, palla morbida verso Caidi, la torre, poi Sansovini non arriva sul pallone, può spazzare dalla parte opposta Bacio Terracino, ancora di Paolo Antonio, mette giù tutto il lumezzane dietro la linea del pallone, Amadio, l'ultimo giocatore del Teramo, la sua fiondata verso Caidi, posizione d'ala, non riesce a controllare, però ci sono un po' di applausi dei tifosi biancorossi, perché questi due minuti il Teramo ha fatto vedere qualcosa, non una vera e propria palla gol, ma comunque si è avvicinato dalle parti di Pasotti, e peraltro quella torre di Caidi poteva essere sfruttata meglio. Intanto Andrea, scusami, ti interrompo, perché a Monza è partito Tom Dumoulin per la cronometro, tra poco il campione francese a cronometro Thibaut Pinot, che si gioca anche lui il Giro d'Italia, insomma entriamo nel vivo nei magnifici quattro, quelli che si giocheranno appunto la corsa rosa. È partito il grande favorito Tom Dumoulin, a te. Lasciando di nuovo il lumezzane a impostare il gioco, è chiaro che anche le occasioni che possono capitare dalle parti di Imparato, che fondamentalmente è libero da compiti difensivi, devono essere sfruttate al meglio, soprattutto da calci piazzati con le torri alte che salgono. Ora il Teramo è impegnato in fase difensiva con Ilari, che va a liberare il pallone, l'anticipo di Quinto su Barbuti, poi Bonomo lavora questa sfera sulla sinistra, rimpallo con Sales, e l'ultimo tocco è proprio del difensore argentino del Lumezzane. Allora rimessa in gioco per la squadra di Ugo Lotti, sono stati superati 18 minuti, coinvolgo Paolo Renzetti. Paolo, questi primi minuti come li hai visti, e poi quanto può incidere questo primo cambio che ha dovuto bruciare Ugo Lotti? Ma direi primi minuti abbastanza equilibrati, anche se negli ultimi 2-3 c'è stata una maggiore pressione da parte del Teramo. Si vede una squadra un po' preoccupata dal fatto che comunque il Lumezzane se la sta giocando, come è giusto che sia, anche perché col risultato dell'andata stretta per salvarci, sì, a vincere il Teramo, però negli ultimi minuti ha spostato un po' il baricentro in avanti, e poi c'è stata questa sostituzione che ovviamente qualche problema lo potrebbe anche creare, perché Spighi è un giocatore, come dicevi giustamente tu, che ha quelle caratteristiche che nessun altro giocatore in rosa ha, però ho visto il neo entrato, il giocatore che ha preso il suo posto, ben ispirato, è stato propositivo qualche minuto fa in quell'azione che ha portato al cross in area di rigore, quindi direi che potrebbe essere anche una carta importante per il Teramo l'ingresso in campo di Imparato. Però il Lumezzane sta dimostrando di non essere formazione rassegnata, come qualcuno poteva pensare alla vigilia. Palla recuperata da Sansovini sulla tre quarti di campo, ora Amadio avanza, allarga ancora per Sansovini in posizione d'ala, il cross di Sansovini, palla però troppo alta, colpita male dal sindaco, e la palla si perde praticamente nei pressi della curva dei tifosi teramani. Ricordo che il Teramo attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra prospettiva, in maglia, in divisa completamente bianca, risvolti rossi, maglia invece da trasferta, intera divisa, devo dire tutta blu per il Lumezzane, che va ora al rinvio con l'estremo difensore Pasotti, il cui rilancio viene intercettato da Carcalis. Forse però l'ultimo tocco è di Bacio Terracino. Allora la rimessa in gioco per la squadra di casa con lo stesso Carcalis, mentre è incessante in questo momento il tifo della curva biancorossa, silente invece il settore ospiti, dove, ripeto, ci sono una trentina di tifosi giunti da Lumezzane, e vedo anche il presidente Cavagna, che è un po' più defilato rispetto a questo drappello di tifosi che è assiepato nella parte alta della curva ospiti. Circolazione ora lenta per vie orizzontali del Teramo con Caidi, quindi Ilari di prima tocca, c'è la correzione di
Bagatini, io seguo questa azione, poi restituirò la linea allo studio per qualche minuto. Sales con le mani per Barbuti che sbuca alle spalle di Sorbo. Barbuti vicino alla bandierina del calcio d'angolo, dietro per Ilari. Ilari può entrare in area, lo fa, il suo tiro cross, Sansovini non riesce a controllare, poi c'è la copertura del solito Vanas, giocatore a tutto campo l'equadoregno. Ora può distendersi il Lumezzane con Tagliani, che però non è molto lesso nell'innescare l'azione, però Quinto si incuna tra le maglie biancorosse. Speriamo che però riesce a ripiegare bene, buona transizione difensiva. Allora azione di contropiede del Lumezzane che viene neutralizzata, Lumezzane che riparte dai centrali, in particolare da Bagatini che cerca questo lancio in profondità, anticipato però Leonetti, poi arpione il pallone, Carlo Ilari si difende da Speziale, imparato, sbaglia completamente imparato, Quinto, c'è il taglio di Bacio Terracino ma la palla di Quinto non è precisa, allora l'anticipo di Carcalis può trasformare l'azione da difensiva in offensiva con Di Paolo Antonio che allarga proprio per Carcalis, defilato sulla sinistra anche Sansovini, Carcalis avanza, ecco il pallone per Sansovini, ancora in posizione d'ala, il suo cross interessante deviato da Tagliani, calcio d'angolo, allora corner per il Teramo, poi linea allo studio. Di Paolo Antonio va a prendersi il pallone, sarà lui a calciare in mezzo, vediamo se come in precedenza il Teramo farà uno schema, un corner corto, oppure come penso sia opportuno, bisogna mettere in mezzo i palloni perché il Teramo ha grandi colpitori di testa, Teramo che è bravo a sfruttare le palle inattive e deve farlo soprattutto in una gara come questa. Ancora una volta tutto il Lumezzane nelle retrovie, nessuno ne prende della metà campo, rinuncia al contropiede di Lumezzane, palla lunga di Paolo Antonio verso Caidi, forse la tocca Speziale, no, l'ultima a toccare è Caidi, rimessa Lumezzane, 23 minuti 0-0 al Bonoli tra Teramo e Lumezzane. Studio. Grazie, grazie Andrea. Intanto io vi do un aggiornamento che prendiamo proprio dal web. Vantaggio del Fano contro il Forlì. E dunque Fano in vantaggio dopo l'1-1 dell'andata. Il Fano avrebbe, ha già il fattore campo, quindi anche dovesse pareggiare il Forlì a salvarsi sarebbe il Fano, ma in questo momento la formazione marchigiana mette una discreta ipoteca sulla salvezza. Intanto a Monza è partito anche Vincenzo Nibali, stanno partendo i migliori, dunque manca probabilmente solo Nairo Quintana, il primo giro dell'autodromo di Monza per Vincenzo Nibali e poi la svolta che invece Dumoulin ha già fatto per raggiungere Milano. Ovviamente noi vi terremo aggiornati e poi faremo anche un commento a fine gara di questo Giro d'Italia numero 100 che si chiude, è partito anche il campione nazionale a cronometro Thibaut Pinot. Intanto si sta per chiudere la partita di Cagliari sull'1-1, intanto vi do anche il marcatore di Fano Forlì a proposito di Teramo, Manuel Ferrani, dunque il difensore centrale ex Teramo realizza per il momento il vantaggio del Fano contro il Forlì e come detto mette una discreta ipoteca rispetto alla salvezza in Lega Pro di un Fano che all'inizio della stagione sembrava davvero destinato invece a chiuderla all'ultimo posto, invece la formazione di Agatino Cuttone passo dopo passo è riuscita a conquistarsi un play-out e di fatto era la formazione da evitare anche per il Teramo. Sta partendo intanto a Monza Nairo Quintana con la maglia rosa, ovviamente non è favorito oggi e potrebbe perdere proprio sul filo di lana il Giro d'Italia. Vi faccio vedere anche, inizieranno il 31 maggio i play-off di Lega Pro, gli accoppiamenti, c'è stato il sorteggio, eccoli qua, il Parma che ha eliminato il Piacenza, se la vedrà con la Lucchese, prima a Parma, seconda il 4 giugno a Lucca. Pordenone-Cosenza, l'andata al Bottecchia, il ritorno in Calabria. Super partita, Lecce-Alessandria, la prima partita alla Via del Mare, la seconda il ritorno al Moccagatta e infine Livorno-Reggiana, prima partita all'Ardenza, seconda al Mapei Stadium, una partita tutta granata invece questa qua. Queste sono le 8 squadre che si giocano un posto per raggiungere Cremonese, Venezia e Foggia che hanno vinto i 3 rispettivi gironi. La quarta squadra uscirà da queste 8 che rimangono. È partito, come detto, Nairo Quintana, è partita la maglia rosa, 30 chilometri, poco meno per lui. Torniamo invece allo stadio Bonolis di Teramo, Andrea Costantini. Andrea. 26 minuti, corner per il Lumezzane con
la rincorsa di Bacio Terracino, mucchio di giocatori all'altezza del secondo palo, tutto il resto dell'area è sostanzialmente vuoto, c'è un mucchio di giocatori sul secondo palo, ecco va Bacio Terracino, la palla piove, rimbalza, la rincorre Sansovini, si ferma Sansovini, poi la copertura di Speziale, rimessa per il Teramo. Poco fa il pubblico, soprattutto dalla tribuna, ha un po' spronato la squadra, perché ci sono dei momenti in cui si proprio taglia a fette la tensione, è un Teramo che ha paura, una paura che in qualche frangente la squadra di Ugolotti cerca di mettere da parte con qualche accelerazione, ma è evidente questa paura. Noi pensiamo di vedere un Lumezzane non in grandi condizioni dal punto di vista fisico, ma se il Teramo non riesce ad accelerare, a far valere la sua superiorità di natura tecnica, e questo Lumezzane te lo porti dietro fino alla fine, sarà una partita assolutamente fastidiosa e anche rischiosa. Purtroppo è questo il disegno della partita. Il Lumezzane, al contrario della gara d'andata, non ha commesso quegli errori marchiani in difesa che avevano permesso alla squadra di Ugolotti di usufruire di quattro nitide palle gol, prima poi del gol di Bacio Terracino. Non ci sono state sbavature per ora nelle retrovie del Lumezzane, il Teramo dunque non riesce a incidere in fase offensiva, ma fa fatica proprio a fare gioco. È un po' una partita come tante se ne sono viste quest'anno, con un Teramo che rumina calcio e lo fa anche con quel po' più di paura che c'è in una partita come questa. A Lumezzane non può che andare bene tutto questo, perché il Lumezzane così facendo può restare in partita, non ha grandi mezzi la squadra di Bertoni, ma se resta in partita fino agli ultimi minuti basta un nulla per fare il colpaccio. Ecco, questo mi pare di poterlo sottolineare in questi primi 28 minuti di gioco. Non so se Agni è sulla stessa lunghezza d'onda, peraltro possiamo dare qualche dato in più sul pubblico. Sì, andiamo a sensazione per adesso, Andrea, perché non ci sono dati ufficiali, ma così ad occhio dovremmo essere sulle 2300 unità presenti quest'oggi al Bonoli. Ci ricordiamo che il record stagionale è stato siglato tra virgolette durante Teramo San Benestese, gara di ritorno appunto qui al Bonoli, si vinta dal Teramo 2-1 con 2682 unità presenti al Bonoli. Sono assolutamente d'accordo con te sulla disamina, penso che arrivare agli ultimi minuti sia ovviamente la mossa più sbagliata che possa compiere il Teramo quest'oggi, arrivare agli ultimi minuti su un risultato di parità, ovviamente, anche se lo stesso risultato di parità premierebbe il Teramo. Si sono un po' invertite le parti rispetto alla gara di andata, no? Il Teramo sa guardare il Lumezzane e prova il Teramo stesso ad andare a far male in ripartenza, e invece è il Lumezzane in possesso di palla che costruisce gioco per la maggior parte dei minuti fino a qui giocati, mentre il Teramo ha il solito possesso palla sterile. Ecco, io aggiungo di più, ma questi sono dei difetti che il Teramo si porta dall'inizio, forse noi ora siamo ripetitivi. Un atteggiamento del genere in una gara come questa ci può anche stare, se il Teramo avesse delle caratteristiche da squadra che sa far male in ripartenza. Ora, addirittura con l'uscita di Spighi, il Teramo ha perso l'unico giocatore di gamba che avrebbe in campo. Quindi Balase è imparato un difensore, Ilaria Amadio non sono giocatori di grandissima gamba, potrebbe esserlo Ilari, che però gioca da interno di un centrocampo a due, quindi si sbilancia poco. Amadio non ce l'ha proprio del suo DNA. Dalla parte opposta c'è Di Paolo Antonio, che è un creatore di gioco ma non è un giocatore che attacca lo spazio. Davanti ci sono due giocatori che non sono contropiedisti, quindi fare una partita di attesa per questo Teramo vuol dire praticamente non attaccare, perché non hai le armi per proporti in attacco di rimessa, non avendo dei giocatori che sanno fare contropiede. Quindi il Teramo deve avere la forza di alzare un po' il baricentro, deve avere un po' più di coraggio, perché altrimenti resti lontano dai pali della forza di Pasotti, e il Lumezzane, con tutti i suoi mille limiti, però sta facendo la partita. Anche il Lumezzane sta ruminando calcio, certo non ha creato palle gol, però sta lì e continua a fare la partita. Il Teramo ora è schiacciato all'interno dei suoi 30 metri. Bacio Terracino allarga per Varasti, il suo cross, secondo palo, Bonomo, anticipato di un soffio da Sales, che prova ora a raccogliere questo pallone, lo tiene in campo, ma la palla è del Lumezzane, con Barbuti che prova ad attaccare Bagatini, retropassaggio di Bagatini e fallo da Tergo di Barbuti, e dunque calcio di punizione per il Lumezzane, che può continuare a fare gioco con Quinto, che serve sulla destra
Tagliani. Teramo ancora una volta molto basso, Teramo che non pressa, Teramo che resta molto lontano dal pallone, non ci sono giocatori che vadano ad attaccare i portatori di palla dell'Umezzane, né i tre centrali di difesa, né Quinto che è il primo giocatore che è chiamato ad impostare la manovra. Ecco, come in questo momento vediamo Tagliani che può allargare tranquillamente il gioco per Bacio Terracino. Bacio Terracino converge, filtrante per Speziale, palla che arriva a Speziale che va alla conclusione. Qui forse Speranza un po' sorpreso, ha fatto passare un pallone, per sua fortuna alle spalle sue c'era Caidi che ha coperto il taglio di Speziale. C'è però il calcio d'angolo per la squadra di Bertoni, tutto il Teramo all'interno dei propri 16 metri, al limite dell'area ci sono Di Paolo Antonio, Sansovini e Ilari, tutti gli altri sono dentro. Il Lumezzane porta in avanti scoperta i suoi saltatori che poi sono i tre centrali oltre che i due attaccanti, al limite ci sono Varas e Quinto. A vuoto Narciso nella mischia, poi in qualche modo riescono ad allontanare. Che brivido 32esimo, a vuoto Narciso sul calcio d'angolo, e buon per lui che, mentre il Lumezzane ancora che insiste con Bacio Terracino di tacco in mezzo, esce Narciso e si accartoccia sul pallone. Che brivido anche perché non abbiamo capito perché Speranza rimaneva in possesso di palla e non spassava, quindi c'è stato un momento di timore vero che qualcuno potesse invece con un tap-in siglare la rete del vantaggio del Lumezzane con Narciso a terra. Un primo vero pericolo creato dal Lumezzane, lo dicevamo prima, a furia di provare comunque a giocare, a stare lì, a premere il Teramo nella propria area, le occasioni alla fine arrivano. E in questo frangente il Teramo è stato fortunato che il Lumezzane non è stato cinico abbastanza da approfittarne, però non può pensare il Teramo di continuare a giocare così questa gara, perché come dicevi tu non può ripartire in ripartenza se non hai giocatori bravi e comunque con caratteristiche per farlo. Ragazzi, vi interrompo. Barbuti a vuoto con la palla che ha attraversato tutto lo specchio della porta, o meglio ha appena pizzicato questo pallone con la punta del piede sul cross interessante di Di Paolo Antonio. Prova a rispondere il Teramo, scusami Jacopo. No, hai fatto bene Andrea. Dico che probabilmente prima Speranza un po' cincischiato perché c'era un muro di giocatori davanti a lui, probabilmente se avesse spazzato poteva beccare un rimpallo fatale e con la porta incustodita rischiava il Teramo di subire gol. Voglio leggere così quella incertezza di Speranza con la palla che come diceva Agna è rimasta proprio all'interno dell'area piccola per qualche secondo di troppo. Forse Speranza non aveva lo spazio per spazzare subito e ha dovuto attendere il momento giusto per cacciare via un pallone dopo l'uscita a farfalle di Narciso. Poco fa, ripeto, risposta del Teramo col cross morbido di Di Paolo Antonio, palla che spioveva sul secondo palo, si è allungato con la gamba destra Barbuti che ha appena sfiorato il pallone ma senza riuscire a correggerlo verso la porta. Però insomma è un primo tempo che sta scivolando via con tanta paura tra le fila del Teramo. Lumezzane che non sta facendo niente di crema, è pienamente in partita. A te. No, io ti stavo interrompendo proprio perché tu mi hai anticipato per dare una spiegazione, perché ovviamente poi noi abbiamo riviso qui in bassa frequenza quello che è accaduto e in effetti volevo dire proprio quello, probabilmente è stato più timore di colpire qualcuno davanti e di fatto combinare una frittata gigantesca con la palla magari che sarebbe tornata indietro verso la porta con Narciso fuori causa. Ecco, forse spiegato un attimo di incertezza sommato al fatto che aveva un compagno di squadra vicino, Speranza, e vado io, vai tu, alla fine non è andato nessuno, prima o poi qualcuno la decisione avrebbe dovuto comunque prenderla, però la sensazione, almeno a vederla sugli schermi, ma certamente voi dal campo avete la sensazione anche più realistica, è di un Teramo che non è che ha paura, è proprio atterrito da questo play out, nel senso che probabilmente è la peggiore partita che potesse capitarli con una squadra libera mentalmente. Intanto c'è il Teramo ancora in avanti, Andrea. Sì, condivido quello che dici. È chiaro che anche all'andata c'è stata una situazione con una palla vicino all'area di rigore, c'erano tre giocatori del Teramo intorno a quel pallone ma nessuno ci andava, vai tu, e la palla stava lì e poi alla fine era stata spazzata in calcio d'angolo. Abbiamo rivisto una situazione analoga evidentemente poco fa,
parliamo di una squadra che difensivamente ha dei giocatori importanti, che hanno esperienza, che hanno vinto partite, che hanno regalato la Serie B, ma qui è quasi un altro sport e la pressione ti può divorare, e quindi anche giocatori di una certa esperienza, anche classe, come Speranza, come anche Caidi, che ha giocato una ottima stagione, specie nella seconda parte, sai, possono andare incontro a delle esitazioni che possono essere fatali. Ora c'è un cartellino giallo per Quinto, ammonito Quinto, ricordiamo che poco fa era stato ammonito Barbuti per un fallo alle spalle di Bagatini, qui invece il fallo commesso da Quinto, punizione proprio sulla linea di metà campo, giallo per Quinto, e torna a farsi sentire il pubblico della curva, perché insomma il momento non è particolarmente facile, non è una gara che ha riservato grandi emozioni, c'è stato quel brivido dell'uscita a vuoto di Narciso, ma per il resto davvero è poco altro, una gara assolutamente bloccata con un Teramo che però non sta facendo la partita e si difende forse un po' troppo basso rispetto a quelle che sono le prerogative di una squadra fragile che ha poche risorse come il Lumezzane. Ora Andrea, scusami, ti interrompo perché vi do gli intertempi, è arrivato a metà della propria cronometro Tom Dumoulin, non con il miglior tempo, 6 secondi di ritardo rispetto a Van Emden, ma è in vantaggio di 22 secondi su Nibali, di 31 su Quintana e addirittura di 45 su Thibaut Pinot, e quindi Dumoulin che si appresta a recuperare posizione e magari conquistare la maglia rosa. Andrea. E protesta il Teramo per un presunto fallo di mano in area di rigore di Baras sulla punizione calciata di Paolo Antonio, la palla è filtrata sul secondo palo, è stato un tocco, devo dire, piuttosto sporco di Baras, l'arbitro ha fatto giocare Caidi che era lì vicino, ha protestato, ma lo ha fatto tutto il pubblico, lo hanno fatto anche gli altri giocatori biancorossi. Baras si è girato verso Caidi e ha fatto cenno, ma che cosa stai dicendo? Però resta qualche dubbio su questo intervento del giocatore ecuadoregno sulla punizione che era stata battuta sul settore di sinistra ed era arrivata sul secondo palo. Varas non l'ha giocata in maniera pulita. Ora Barbuti si difende il Teramo, si allunga per il pallone, interviene però Ilari a dare linfa all'azione del Teramo. Ilari prova ad andare via Bagatini, ci riesce Ilari con il suo punto sulla destra, serie di finte di Ilari che poi converge, tacco per Imparato, Imparato può andare a cross, lo fa partire Barbuti, devia, ma la palla si perde sul fondo. Qui discreta trama del Teramo, gran merito di Ilari, buona la sovrapposizione di Imparato, che è un giocatore che ci mette fisicità, ci mette voglia di lottare, certo è limitato tecnicamente, qui ha fatto partire un cross abbastanza pulito, ma che Barbuti praticamente ha corretto essendo al di fuori dello specchio della porta, serviva una gran torsione per mandare quel pallone dentro lo specchio della porta, in effetti Barbuti non ce l'ha fatta, la palla si è persa sfiorando l'esterno della rete, peraltro Pasotti era sulla traiettoria del pallone, ma è un'azione discreta questa del Teramo che possiamo annotare al 39esimo. Ora il Lumezzane in zona d'attacco con Bonomo, va giù, non c'è fallo di Amadio, poi sale sprezzato da due giocatori del Lumezzane, la rimessa è del Teramo, qualche problema qui sulla pressione di Leonetti e Bonomo, ma Sales ha portato a casa la rimessa laterale. Non oso immaginare, Jacopo, se si arriverà con questo risultato e questa tensione nei pressi del 90esimo, cioè se non si dovesse sbloccare il risultato, chiaramente a vantaggio del Teramo, non oso immaginare come potrà diciamo svilupparsi questa partita nella ripresa. Sono due squadre che finora hanno palesato una certa incapacità di fare male, e quindi lo 0-0 è un risultato piuttosto inevitabile. A questo punto, se si dovesse trascinare fino alla fine, poi bisogna vedere se non c'è l'episodio che ti fa vincere o che ti condanna. Caidi va a battere questa punizione dietro per Speranza, da questi ad Amadio per Caidi per Ilari, ancora per Amadio, attaccato da Speziale, Quinto va addirittura a fare male a Speziale in maniera involontaria, Quinto è andato a fare pressing, è scivolato ed è frenato addosso a Speziale,
che si tocca la caviglia e resta a terra. Amadio, l'apertura per Imparato, posizione regolare Imparato, però ha difficoltà nel controllo, allora riesce a recuperare su di lui Arrigoni. Arrigoni che ora deve liberarsi del pallone, lo fa con l'aiuto di Bagatini, che rinvia dalle parti di Spezzella, che nel frattempo si è rialzato, prova a giocare di sponda con Leonetti, ci riesce, ma c'è la copertura in seconda battuta di Speranza. Poi Amadio, il suo lancio lungo verso Santovini, che soffre un gap fisico con Bagatini. Sansovini, l'ultimo tocco proprio suo, rimessa per il Lumezzane nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Siamo chiaramente nella metà campo della formazione bresciana, sempre 0-0, il 41esimo che sta andando via, dunque siamo nella parte finale di questo primo tempo. 0-0, Teramo che al 14esimo ha perso per infortunio Spighi, che non era al 100%, al suo posto è entrato Imparato, che sta giocando una partita lodevole dal punto di vista dell'impegno. È chiaro che però non può dare quello che avrebbe potuto dare Spighi in quella posizione del campo, o quello che potrebbe dare nel corso della gara magari Mirko Petrella, che 20 minuti buoni li potrebbe giocare, portando un po' di estro, un po' di imprevedibilità ad una manovra che però finora è piuttosto lacunosa. Ma dopotutto questa è la squadra che abbiamo visto per tutto l'anno, una squadra che ha saputo migliorare come fase difensiva nella seconda parte di stagione con l'avvento di Ugo Lotti, ma che non ha mai saputo migliorare, perché ci sono dei difetti congeniti in fase offensiva, non ha mai saputo migliorare nella fase di costruzione del gioco. È chiaro, come abbiamo più volte sottolineato, che con questi limiti il Teramo deve comunque cercare la salvezza, però questo passa per inevitabili sofferenze, perché questa partita, se il Teramo non la sblocca e se la porta così fino ai minuti finali, poi chiaramente ci sono tutti i rischi insiti in gare come queste. Non riesce a raggiungere un pallone Santorini, rimessa ancora per il Lumezzane, ma stiamo assistendo ad una gara di grande pochezza, Ania. Sì, Andrea, anche se parzialmente una risposta nell'atteggiamento c'è stata da parte del Teramo, forse quella occasione, la prima occasione di Barbuti è stata un po'... Intanto c'è un altro ammonito, si tratta di Leonetti, il secondo per il Lumezzane, la terza ammonizione della gara. La prima occasione di Barbuti forse ha un po' suonato la sveglia per quanto riguarda l'atteggiamento del Teramo, anche se veramente parliamo di poco, molto poco, visto finora in campo sia da una parte che dall'altra. Ripetiamo, trascinarla fino all'ultimo in questo modo potrebbe essere davvero pericoloso per i biancorossi. Lancio per Imparato, buono stavolta il controllo di Imparato, che viene prestato da Arrigoni, va via Imparato però il suo traversone, la palla però ha varcato la linea di fondo. Non si può chiedere a Imparato di fare più di quello che sta facendo. E chiaramente lui butta la palla in avanti, prova a superare l'avversario con la corsa, poi però anche se ci riesce, come in questo caso nei confronti di Arrigoni, il cross non può essere pennellato, perché Imparato è un terzino che ha dei limiti tecnici evidenti, quindi non potrà mai mettere un pallone diciamo così delizioso a disposizione degli attaccanti. Tanto il team manager del Teramo Fabio Gatta, preparando la lavagnetta, dunque tra poco sarà segnalato il recupero, che insomma possiamo quantificare in un minuto, anche perché c'è stato quello stop per l'infortunio per Spighi, poco altro, almeno a memoria. Ilari allarga per Sansovini, Sansovini con l'esterno, cerca Barbuti, palla troppo lunga, la copertura di Sorbo prestato da Barbuti, il rilancio, palla in faro laterale, rimessa per il Teramo con Sales, che sale in una scoperta per effettuare questa rimessa con le mani, si fa vedere Imparato, Sales tenna, poi serve Barbuti, lato corto dell'area di rigore, Barbuti raddoppiato, Barbuti dietro per Imparato, poi Ilari serve Sales, ha spazio per il cross, lo fa partire, questo è interessante, ma non c'è nessuno sul secondo palo, c'erano tre giocatori sul primo palo, nessuno sul secondo, la palla finisce in fallo laterale, hanno attaccato il primo palo Sansovini, Barbuti e Di Paolo Antonio, nessuno sul secondo, un buon cross di Sales vanificato. Ora attenzione allo spunto di Varas, Varas converge, Varas per Arrigoni, c'è spazio per tirare, Arrigoni lo fa, ora contratto da Ilari, ma qui Teramo un po' spaccato sulla tre quarti di campo, insiste il Lumezzane, Bonomo sulla sinistra,
Bonomo, salta Sales, ancora Bonomo, Sales torna su di lui, prende la corsia interna, riesce a mettersi tra corpo e pallone, poi va giù, fallo del difensore argentino, bravo Sales, un minuto di recupero in effetti, un minuto di recupero, dunque si arriverà al 46esimo, 0-0 tra Teramo e Lumezzane, con Narciso che sistema il pallone appena al di fuori dell'area di rigore, lato corto di destra, con Narciso che effettuerà il rinvio, manciata di secondi allo scadere di questo minuto di recupero. Lancio di Narciso, staccano Barbuti e Bagatini, rimessa per il Teramo, forse finirà qui il primo tempo, controlla il cronometro Balice di Termoli, imparato con le mani, lascia a Sales. Teramo che non ha voglia però di stringere i tempi, nonostante siamo alla fine del primo tempo. Barbuti vicino alla bandierina, guadagna il fallo laterale ma non c'è più tempo, fischia ora Balice di Termoli, 0-0 alla fine del primo tempo. Vorrei sentire un attimo anche Gaetano Lombardino del centro per sapere insomma come hai visto questo primo tempo e quanto ci sarà da soffrire evidentemente anche nella ripresa. Ma innanzitutto un saluto a tutti da parte mia. Beh, insomma, un Teramo impaurito per lunghi tratti della partita, però è vero pure che quando ha provato a fare qualche azione offensiva il Lumezzane va un po' in tilt. Io credo che il Teramo dovrà ripartire da quei pochi segnali di vita che ha dato in questo primo tempo, perché segnare per primi sarebbe assolutamente fondamentale. Speriamo bene. Il cambio di spighe, questo cambio forzato, può incidere? Sì, può incidere, perché comunque era un rischio che si era preso Golotti, però rispetto alle ultime partite c'è in panchina Petrella e quindi Petrella può essere alla lunga un cambio importante. Grazie Gaetano, c'è anche Francesco Di Francesco che ci ha raggiunto, che sta soffrendo tantissimo, ora si è alzato dalla sua postazione, presidente Campitelli, evidentemente accigliato, divorato dalla tensione. Anche Francesco probabilmente qui vicino a me sta soffrendo tanto per questa partita che vale molto, ma questa tensione sta un po' frenando il Teramo. Sì, il Teramo è... Vabbè, la partita l'hai già raccontata tu, la sta facendo il Lumezzane. Siamo sinceri, Ugolotti è stato bravo per tante cose nella sua avventura in biancorosso. Oggi quest'ultima sostituzione, tra le tante fatte prima, proprio è inconcepibile. Tipo Levi, Fratangelo, Masocco, Petrella? Ma Fratangelo, Petrella non può avere un quarto d'ora, 20 minuti, è due mesi che non gioca. Metti Fratangelo, sposti Di Paolo Antonio a Megliano, giochi con tre davanti, e il lavoro che sta facendo Imparato, che è un terzino alla destra, lo poteva fare benissimo Fratangelo, ma quando entra in possesso di palla con Fratangelo c'è una maggiore spinta. È vero che devi stare attento a non prendere gol, puoi stare attento lo stesso, avendo però una maggiore soluzione, una soluzione in più, una migliore soluzione in fase offensiva. Non è che la partita potesse cambiare più di tanto, però io intanto mi metto in condizioni di poterla cambiare, così c'è solo da soffrire. Speriamo bene. Che secondo tempo ti aspetti? Sulla falsa riga del primo o pensi che il Teramo possa avere un po' più di coraggio? Speriamo, però chi di speranza vive, disperato crepa, però la speranza è l'ultima a morire. Speriamo che si arriva al 95esimo, che è così, e ci salviamo, perché è una situazione incredibile. Insomma, il Teramo ha giocato malissimo, non ha creato nulla, squadra contratta, cioè l'iniziativa completamente nelle mani del Lumezzane. Senti, come del Lumezzane c'è qualche elemento che ti ha colpito, che ti spaventa? No, mi spaventa una palla buttata in mezzo, tutti quei calci d'angolo, mi spaventa la possibilità che possa capitare a Lumezzane un'occasione e come noi è successo, peraltro. Esatto, come è successo, e noi non riusciamo a creare nulla. Va bene Francesco, io ti... Andrea, scusami, ti interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità. Certo. Prima di chiudere rapidissimamente, se puoi chiudere il collegamento, se hai qualche altro intervento rapidissimo. No, ti stavo per restituire la linea, perché insomma abbiamo finito per ora gli interventi nel corso dell'intervallo. 0-0 a te.
Perfetto, intanto è arrivato Tom Dumoulin, 33 minuti, 23 secondi, sta praticamente volando verso la maglia rosa. L'ultimo rilevamento, 43 secondi di ritardo di Vincenzo Nibali, 1 minuto e 06 il ritardo di Nairo Quintana, 1 minuto e 13 quello di Thibaut Pinot. Quindi Tom Dumoulin, nonostante non vincerà questa cronometro, è maglia rosa virtuale e dunque si appresta a festeggiare tra pochissimo, tra qualche minuto, la vittoria del Giro d'Italia. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale, tra poco il secondo tempo di Teramo Lumezzane e non solo. Eccoci rientrati, seconda parte di questo Abruzzo del pallone non stop, mentre a Milano sta arrivando Nairo Quintana, che di fatto sta cercando di difendere la maglia rosa, ma mancano ancora tanti metri prima di arrivare al traguardo, e dunque Tom Dumoulin alza le braccia al cielo perché è lui di fatto a vincere questo Giro d'Italia numero 100. Manca solo il conforto del cronometro, ma di fatto ci siamo. Tom Dumoulin con una cronometro spettacolare non l'ha vinta, perché l'ha vinta Jos Van Emden della Lotto e nel Jumbo. È arrivato secondo, a pochi secondi proprio dal corridore della Lotto, ma di fatto ha messo in cassaforte con una prestazione fantastica questa maglia rosa, che aveva conquistato in maniera prepotente in un'altra cronometro, quella del martedì dopo il Blockhaus, la crono del Sagrantino, e adesso l'ha riconquistata dopo averla portata sulle spalle per tanti giorni. Siamo davvero sull'arrivo di Nairo Quintana, ma di fatto ci siamo. In questo momento Tom Dumoulin vince il Giro d'Italia numero 100, la vittoria del corridore olandese che un paio di stagioni fa aveva sfiorato la Vuelta di Spagna, battuto nel finale dal nostro Fabio Aru. Chiude Quintana 34 e 47, ricordiamo 33 e 23 il tempo di Dumoulin, che adesso festeggia con tutta la sua squadra la vittoria del Giro d'Italia. Non è bastata una buona prestazione di Vincenzo Nibali per portare dalla propria parte la Corsa Rosa e fare tris, e dunque si chiude anche questa edizione numero 100 del Giro d'Italia. Noi stiamo per tornare, anche se le squadre, da quello che vedo, sono ancora negli spogliatoi, e chiedo il conforto di Andrea Costantini se è vero che sono ancora negli spogliatoi. Bisognerà attendere ancora qualche secondo, Andrea. Sì, sono ancora negli spogliatoi. Ecco, proprio in questo momento i giocatori escono fuori dal tunnel, quindi proprio esattamente in questo momento ci sono gli applausi della tribuna per incoraggiare i giocatori biancorossi. Barbuti si gira, anche lui applaude sugli applausi dei tifosi del Teramo, che ha bisogno del calore del Bonolis, perché c'è bisogno di un po' più di coraggio, e se questa squadra il coraggio non ce l'ha, perché lo sappiamo, è una squadra che nel corso della stagione ha dimostrato di avere delle pecche, fra cui questa, magari il pubblico potrebbe spingere la squadra a fare quello sforzo in più per avere ragione del Lumezzane. Dimmi tu, Jacopo, se posso andare avanti, tenuto conto che le due squadre ora si sono sistemate sul rettangolo di gioco, dunque a momenti inizierà. E allora Andrea, vai avanti per questi primi istanti di gara. Ok, allora non mi pare di scorgere degli avvicendamenti né su un fronte né sull'altro. Teramo che attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, dunque Teramo che, se dovesse segnare, segnerà sotto la curva ospite, dove c'è quel drappello di una trentina di tifosi accorsi da Lumezzane. Ecco, inizia in questo momento il secondo tempo, saranno gli ultimi 45-50 minuti di stagione, dopodiché sarà emesso un verdetto di salvezza, sarà un verdetto di retrocessione
lo capiremo nel corso di questi prossimi minuti di passione. Insomma, riusciremo a sapere anche se il Teramo avrà cambiato marcia rispetto al primo tempo per trovare quel gol che potrebbe scacciare una parte di quelle paure che stanno attanagliando la squadra di Ugo Lotti, che però al momento è virtualmente salva, perché con l'1-1 dell'andata c'è questo 0-0 che al momento tiene il Teramo in Lega Pro. Tanto c'è l'apertura di Ilari verso Imparato, la copertura non perfetta di Bagatini, allora il centrale dell'Umettane regala un fallo laterale al Teramo, sale Sales che è pronto a effettuare la rimessa, Sales che vede avvicinarsi Barbuti, serve proprio l'ex di turno, Barbuti che ora ha il problema di girarsi dietro il pallone per Ilari, il suo traversone, palla molto lenta, intercettata da Tagliani, viene incontro Speziale, spizza il pallone, ma c'è un fallo di Speranza proprio su David Speziale, e allora calcio di punizione per il Lumezzane all'interno della metà campo della compagine bresciana, che non ha effettuato cambi. Il Teramo non ha fatto cambi nell'intervallo, ma ha dovuto fare un cambio, Golotti è stato costretto a questo cambio nel corso del primo tempo, al 14esimo Spighi, che era in condizioni precarie, che aveva provato questa mattina, il provino aveva dato esito positivo, tanto che era stato schierato come titolare, però Spighi non ce l'ha fatta, poi in corso d'opera ha dovuto alzare bandiera bianca al suo posto l'inserimento di Imparato. Varas intanto, gran recupero su Sansovini, il rilancio, ecco, si parla molto di Bacio Terracino, un po' sottovalutato questo Kevin Varas, che è un giocatore a tutto campo, abbiamo detto, è un jolly, dove lo metti sta ed è un moto perpetuo. Intanto nel Teramo si sta scaldando Fratangelo, poi c'è un altro giocatore che ora è un po' chinato, è Baccolo, quindi Baccolo e Fratangelo che fanno riscaldamento su Varas. Varas, come dici tu, è un jolly, adesso poco fa ha chiuso un recupero davvero molto buono su Sansovini, praticamente doppiando tra virgolette l'attaccante del Teramo, andando a chiudere su una possibile ripartenza biancorossa, si sta facendo notare sia in fase di impostazione Varas quando riceve palla e sia ovviamente in fase di copertura come poco fa per l'appunto su Sansovini. Devo dirti, Andrea, che non mi è dispiaciuto Imparato da quando è entrato sul terreno di gioco al posto di Spighi. È chiaro che non possiamo attenderci cross al bacio da parte sua, però non si sta risparmiando, non si è risparmiato dal momento del suo ingresso in campo, perlomeno dal punto di vista della corsa messa sul terreno di gioco. Ovviamente speriamo, come dicevamo nell'intervallo, che non ci sia il bisogno di vedere in campo Petrella. Hai ragione, lo abbiamo sottolineato, Imparato quando gli si chiede corsa, agonismo, impegno, c'è in tutti questi aspetti, quando poi si tratta di usare i piedi per rifinire l'azione, lì chiaramente non ci siamo, ma altrimenti non avrebbe fatto il difensore di fascia, avrebbe fatto magari l'esterno. Intanto, sempre a proposito di paura nel giocare, poco fa copertura di Karkalis su Bacio Terracino, poi Karkalis cerca di far ripartire l'azione, non trova compagni da servire sulla tre quarti di campo perché erano tutti schiacciati sulla ripartenza del Lumezzane, Karkalis deve andare per conto suo, perde palla e commette fallo. Ora punizione per il Lumezzane sulla tre quarti di campo del Teramo, sul pallone Tagliani e Arrigoni, la rincorsa, poi Tagliani batte corto, quinto in uno schema, palla dentro e c'è la copertura di Amadio, di un soffio ha coperto e ha raccolto questo pallone che stava arrivando dritto sui piedi di Bacio Terracino, che a quel punto avrebbe calciato a tu per tu con Narciso, uno schema che stava per prendere di sorpresa la retroguardia teramana, buon per la squadra di Ugo Lotti, che Amadio in extremis sia arrivato su quel pallone e l'abbia tenuto lì, perché se fosse passato, lo ripeto, Bacio Terracino sarebbe stato mandato a tu per tu con Narciso dal suggerimento filtrante di Quinto. Qui hanno fintato un cross con Arrigoni e poi la battuta corta di Tagliani all'altezza della lunetta, dove è sbucato Quinto, che dal mucchio si è defilato, si è fatto fuori, è venuto sulla lunetta e poi ha fatto partire un filtrante di prima intenzione, come detto è stato intercettato da Amadio poco prima che arrivasse sui piedi di Bacio Terracino. Chiaramente qui si trattiene il sospiro ogni volta che il pallone può arrivare pericolosamente nell'area di rigore del Teramo, nonostante questa situazione di pareggio. Intanto anche sul fronte lumezzane si sta scaldando un giocatore, si tratta di Russini, con il numero 18, Russini che veniva dato anche in formazione per questa partita, è un giocatore, un esterno d'attacco, è chiaro che Lumezzane prima o poi dovrà
dovrà comunque osare qualcosa di più. Lumezzane sta facendo la partita, ma lo sta facendo al piccolo trotto. È evidente che questo potrebbe non bastare, e se la squadra di Bertoni dovrà rischiare qualcosa in più, Rossini potrebbe essere un cambio ad hoc per la compagine bresciana. Ora il gioco è fermo perché è rimasto a terra un giocatore del Teramo, si tratta di Riccardo Barbuti, allora sono in campo i sanitari biancorossi. Il gioco al momento è fermo, sesto minuto della ripresa, 0-0 tra Teramo e Lumezzane. E allora, grazie per averci raccontato questi primi minuti di secondo tempo. Ci siamo, di fatto abbiamo ricominciato da dove ci eravamo lasciati, in un primo tempo comunque abbastanza bloccato. Intanto vediamo in bassa frequenza proprio Barbuti a terra. È chiaro che in questo momento c'è parecchia tensione in tutte e due le squadre, perché ci si gioca di fatto un campionato, ma ci si gioca anche un progetto sportivo, se vogliamo. Il Lumezzane da 24 anni è in Serie C, è in una categoria professionistica, e dunque sarebbe a suo modo, comunque vadano le cose, una retrocessione storica anche per la formazione valgobbina. È chiaro che il Teramo deve fare qualcosa, se vogliamo, anche per cercare di mettere un po' al sicuro questo risultato, che per il momento comunque premia la formazione biancorossa. Noi lo ripetiamo, perché con qualsiasi punteggio di parità il Teramo è salvo. Però è chiaro che si gioca davvero sul filo del rasoio. Intanto, se possibile, andiamo a vedere sul sito di Gazzetta.it, quella che è la home page, che è cambiata, e Dumoulin è il re del giro. Sul podio Quintana, secondo posto per il colombiano della Movistar, terzo per il nostro Vincenzo Nibali, che dunque chiude sul gradino più basso del podio. E questa è una foto bellissima con il corridore olandese, con alle spalle, proprio dopo l'arrivo della cronometro da Monza a Milano, con alle spalle il Duomo di Milano, che di fatto certifica la sua vittoria nel Giro Rosa. Torniamo per qualche istante al Bonolis per questi istanti di Teramo Lumezzane. Andrea? Sì, peraltro Jacopo, ti dico che attendo con ansia anche l'analisi del maestro Rabottini. Che ci sarà tra poco, te lo annuncio. Beh, lo attendo, perché insomma è un epilogo importante. Peraltro, se non ricordo male, Rabottini, il nostro Luciano Rabottini, aveva speso anche buone e belle parole nei confronti di colui che poi si è laureato maglia rosa di questo Giro d'Italia. Quindi attendo insomma di poter sapere come commenta questo epilogo, che peraltro è arrivato in extremis proprio in quest'ultima giornata, e non c'è niente di meglio che attendere un epilogo proprio nell'ultima tappa. Ma torniamo a questa partita. Nel frattempo è rientrato Barbuti, dunque Teramo in 11 contro 11, c'è una palla pericolosa in area di rigore del Teramo, la allontana Caidi in calcio d'angolo, ma svirgolando Speziale è andato al cross dalla destra, e il pallone è stato allontanato alla bene e meglio da Caidi. Un altro intervento che sottolinea quanto c'è di tensione nel Teramo. È pronto intanto Alessandro Fratangelo, mi pare. Ora si trova coperto dalla panchina, ma tra poco potrebbe arrivare il secondo cambio del Teramo. Sì, Fratangelo è pronto, tra poco toccherà lui, ma c'è un corner per il Lumezzane con Antonio Bacio Terracino, che si trova sulla bandierina, ha il suo da fare, balice di Termoli per cercare di tenere buoni i giocatori all'interno dell'area di rigore. La rincorsa di Bacio Terracino, ecco questa palla piuttosto lenta e alta che spiove dalla parte opposta. Speziale la rincorre e poi la regala praticamente a Sansovini. Sansovini prova a prolungare per Sales, l'ultimo tocco è del sindaco, e dunque la rimessa in gioco è per il Lumezzane. Chiama il cambio il Teramo, e probabilmente bisognerà attendere la prossima pausa, perché Balice non si avvede della segnalazione dei due assistenti. Leonetti, una sponda però con la mano, e allora gioco fermo, e ora si arriverà a questo cambio. Vediamo un po', esce il numero 9, Riccardo Barbuti, entra Alessandro Fratangelo. Questo è il cambio voluto da Ugolotti al decimo della ripresa. È un altro cambio che viene utilizzato dal Teramo, questo è un cambio di natura forse un po' tecnica ma anche fisica, perché Barbuti esce in maniera visibilmente claudicante, quindi ai postumi del contrasto precedente. Applausi per Barbuti, qui non si può
certo dire che non si sia impegnato, anzi ha corso tanto. Intanto cambio anche per il Lumezzane, esce Bonomo ed entra Rustini. Allora, attrazione è anteriorissima a questo punto, sì. Il Lumezzane si gioca il tutto per tutto. Ora è un vero 3-3-4, Jacopo, perché a questo punto con Rustini e Bacio Terracino più Leonetti e Speziale, questo è di base un 3-5-2, ma che diventa un 3-3-4 perché è un modulo molto molto offensivo, almeno stando alle caratteristiche degli esterni. Bonomo era un difensore e giocava quinto di sinistra. Ora come quinto di sinistra c'è Rustini. Anzi, attenzione Fratangelo, Sansomini in area, Sansomini, il suo cross attraversa tutto lo specchio della porta, poi Varas, il storico Varas, va a prendersi il pallone, a calamitare un fallo di Ilari, però prima palla giocata bene da Alessandro Fratangelo. Facciamo il punto, cambio offensivo nel Lumezzane con Rustini per Bonomo. E nel Teramo fuori Barbuti, dentro Fratangelo, cambio condizionato dal colpo subito da Barbuti. Sì, cambio obbligato per Ugo Lotti con l'uscita di Barbuti che era visibilmente acciaccato dopo quel contrasto di qualche minuto fa, e invece Bertone inizia a giocarsi il tutto per tutto, ovviamente mettendo in campo un Lumezzane a maggior trazione anteriore per provare a passare in vantaggio, perché comunque vede i suoi in partita, quindi di conseguenza inizia a giocare le proprie carte dalla panchina per provare a vincere la sfida. Ricordiamo, l'unico risultato possibile per il Lumezzane è proprio vincere per conservare la Lega Pro. Oh, piccola correzione, perché con l'uscita di Bonomo, l'ingresso di Rustini ha preso la fascia destra, Bacio Terracino è andato sulla sinistra e qui sfonda, entra in area Bacio Terracino, tutto regolare, che brivido! Contatto tra Bacio Terracino e Sales, tra poco Jacopo magari avrei modo di rivedere, però la sensazione è caduta la linea con Andrea Costantini, insomma ci stava descrivendo questo contatto tra Bacio Terracino e Sales che tra un po' andremo a vedere, ma è un Lumezzane davvero a trazione molto anteriore con l'ingresso di Rustini per Bonomo, con il Teramo che ha sostituito Barbuti con Fratangelo. Noi stiamo per rivedere proprio questo contatto tra Bacio Terracino e Sales, tra un po' arriveranno le immagini. Bah, insomma, non sembrano esserci gli estremi di un, peraltro proteste neanche troppo veementi da parte del Lumezzane, quindi probabilmente tutto regolare, almeno a vederlo così dalla bassa frequenza. Poi ovviamente ci sarà modo e tempo per analizzare questo episodio che potrebbe essere da moviola. Intanto c'è un calcio d'angolo per il Teramo, intanto il Fano ha raddoppiato con Filippini sul Forlì, Fano 2, Forlì 0, e dunque di fatto il Fano blinda in maniera quasi a doppia mandata la salvezza in Lega Pro. Ricordiamo che al Forlì a questo punto servono 3 gol sul campo del Fano per poter conservare la categoria, e dunque il Fano dovrebbe quasi certamente, diamo sempre, ovviamente non diamo la matematica perché finché non c'è il triplice fischio ovviamente usiamo sempre la cautela, ma il Fano dovrebbe essere già salvo e dunque rimanere in Lega Pro con il Forlì, che dunque seguirebbe l'Ancona nella categoria dei dilettanti in Serie D. Staremo a vedere, è chiaro che la terza squadra che si salva e la terza squadra che retrocede uscirà fuori da Teramo Lumezzane. Torno rapidissimamente a Teramo da Andrea Costantini. Andrea? Attacca il Teramo con Di Paolo Antonio, siamo al quarto d'ora della ripresa. Di Paolo Antonio, il suo cross contrato da Varas e poi la palla viene raccolta da Quinto. In effetti quando è caduta la linea io stavo per dire che in effetti sul contatto precedente tra Bacio Terracino e Sales conta molto anche la differenza di stazza, e Bacio Terracino lì al minimo contatto con Sales è stramazzato a terra esasperando un contatto che non ci è sembrato falloso, ma ovviamente quando accadono queste cose in gare come queste è un attimo che l'arbitro possa valutarla in un altro modo, e un fischio di un calcio di rigore in una gara come questa può essere determinante ai fini di una salvezza o di una retrocessione. Poi dopo quell'episodio il Teramo aveva ribaltato il campo con un'azione personale di Imparato conquistando un calcio d'angolo, poi sugli sviluppi di quel calcio d'angolo botta al volo di Imparato dalla distanza, tiro
che è stato però rimpallato da un giocatore dell'Omezzana e poi c'è stata la presa di Pasotti che ha evitato dunque il calcio d'angolo. Pasotti, protagonista assoluto della gara d'andata con 4 interventi importanti nel primo tempo, e invece ha vissuto un pomeriggio quasi da spettatore in questa partita di ritorno, sempre 0-0 con il Teramo che poco fa ha giocato la seconda carta della panchina, l'ingresso di Fratangelo al posto di Barbuti, contestualmente Bertoni ha inserito Rustini al posto di Bonomo. La sventagliata di Lari per Imparato, è buono il controllo di Imparato, ora però deve girarsi Imparato, c'è il taglio dentro di Sansovini, Imparato il suo cross dalla parte opposta verso Di Paolo Antonio, svetta però Tagliani, poi Varas prolunga verso Leonetti, attenzione ora 2 contro 2 con Leonetti che va via la Speranza, poi il pallone in avanti per Speziale, Speziale entra in area ma è defilato, ora va a raddoppiare Carcalis, c'è già Caidi, il cross attraversa tutta l'area di rigore, poi c'è la copertura di Sales che con il petto appoggia a Narciso, ma un po' di spavento per questa azione di contropiede, quando Leonetti ha vinto il contrasto con Speranza erano 2 contro 2, poi il Teramo ha saputo rientrare e andare ad una copertura più efficace con una ripristinata superiorità numerica in fase difensiva. Nuova palla persa dal Teramo, nuovo attacco dell'Umezzane, va con Rustini, la squadra bresciana, Rustini entra in area, Rustini punta Carcalis, il cross basso a vuoto Leonetti, Speziale si gira, salvataggio sulla linea di Caidi, salvataggio sulla linea di Caidi, salvataggio sulla linea, e ora il pubblico si arrabbia perché il Teramo sta rischiando troppo, contropiede di Rustini che ha fatto a 7 la difesa del Teramo sulla destra dell'Umezzane, sulla sinistra del Teramo, e poi la palla è arrivata a Leonetti prima, a Speziale poi che ha calciato in porta, era gol fatto, ma Caidi ha salvato sulla linea di porta. Andrea, noi stiamo per vedere adesso l'azione che dicevi tu, siamo curiosi di vedere com'è andata, anche se adesso lo streaming purtroppo... Attenzione Jacopo, bacio del Racino, palla dentro per Speziale, salva Carcalis, Teramo che sta sbandando, 18° corner per il Lumezzane, ti chiedo la linea per seguire questo corner. Certo, no, tienila Andrea. Poi dopo commenterai perché tu hai la possibilità di rivedere quell'azione che è nata da un break di Rustini sulla destra, un break che ha creato scompensi nella difesa del Teramo dal lato di Carcalis, puntato e saltato secco dalla fondo di Rustini, tutto il Teramo nell'area di rigore. Attenzione qui a Bacio Terracino che batte questo calcio d'angolo, palla che spiove Narciso, la palla resta lì ma c'è il fallo, la carica su Narciso, dunque gioco fermo, punizione per il Teramo, puoi commentare. Andrea, allora devo dirti la sincera verità, lo streaming si è bloccato esattamente quando ci stava per far rivedere l'azione, quindi mi perdonerai se non posso dare una lettura completa, anzi neanche abbozzata, delle azioni che abbiamo visto, però è chiaro che sta veramente rischiando tantissimo il Teramo e il pubblico giustamente si fa sentire perché nelle intenzioni è vero che magari il risultato dell'andata poteva essere importante, però una cosa che si era sempre detta è non bisogna speculare sull'1-1 perché altrimenti poi si rischia grosso e io non so come andrà a finire, ma prendo la tua ricostruzione. Jacopo, va a finire che il Teramo si mette a 5 perché stavamo notando con Agna, ora Sales si è avvicinato a Caidi e Speranza, Imparato è molto basso, Carcalis è basso da quest'altra parte e quindi è un Teramo che ora si mette a 5. Io non so come Andrea, io non so come andrà a finire. Scusami, non so come andrà a finire questa partita perché è chiaro che leggere nel futuro è impossibile. Ma diciamo che il Teramo ha fatto tutto quello che bisognava fare per perderla questa partita. Ha fatto tutto, non manca niente. Non manca nulla. Poi va a finire che nel momento peggiore, come nella gara d'andata, il Teramo tira fuori sì, il gol. Ma sì, sì. È chiaro, la premessa è che noi non sappiamo come andrà a finire, sia chiaro. Certo. E dire che Fratangelo aveva toccato bene il primo pallone che ha giocato, sembrava poter dare una scossa al Teramo che poi però è piombato nelle paure che avevamo visto in precedenza e addirittura si è andati vicini alla capitolazione. Più volte i difensori del Teramo hanno tolto le castagne dal fuoco, anche segnando.
questo non è un gol di fatto, ma è come se lo fosse. Caidi ha esultato come se avesse fatto gol, perché questo salvataggio vale un gol, vale il gol che il Lumezzane non ha segnato. Anche se faccio una lettura ora molto perversa e ti dico che il Teramo forse avrebbe bisogno di andare sotto, ma è una cosa che si poteva dire più nel primo tempo. Ora comincia a essere tardi, se prendi gol ora probabilmente non gliela fai a rimontare. Però per come si è messa questa partita, evidentemente aver preso un gol, poter prendere un gol nella prima parte di gara, il Teramo si sarebbe magari svegliato, avrebbe giocato con meno paure paradossalmente. Invece queste paure il Teramo se le porterà dietro e il Lumezzane... Perché Andrea ha voluto impostare, mi dispiace dirlo, ma Ugolotti ha voluto impostare una partita che questa squadra non può sostenere. Parliamoci chiaro, un allenatore deve essere anche in grado di capire che tipo di partita può fare la propria squadra. Non puoi fare 90 minuti in casa sperando che il Lumezzane non ti rimanga in porta. Cioè è un'assurdità calcistica mastodontica. Cioè adesso capiamo anche perché, vabbè, è rimasto anche 6 mesi a casa. Ti ridò la linea per 30 secondi perché poi dobbiamo parlare un attimo di Giro d'Italia. Andrea. Allora fallo subito perché il gioco è fermo, c'è speranza a terra, a te. E allora, io tra un po' torneremo allo stadio Bonolis di Teramo per commentare. Ovviamente Andrea, hai sempre la linea aperta, qualsiasi cosa dovesse accadere ovviamente interrompi nei tempi e nei modi che vorrai, perché ovviamente assoluta priorità rispetto alla partita del Bonolis tra Teramo e Lumezzane. Intanto in bassa frequenza vediamo anche che sta entrando proprio in questo momento sul gradino più alto del podio a Milano Tom Dumoulin, che dunque vince il Giro 100, il Giro d'Italia numero 100, una affermazione bellissima per il corridore olandese. Ne parliamo al telefono con Luciano Rabottini, a cui do il buon pomeriggio. Luciano, perdonaci se ti abbiamo disturbato a quest'ora, ti starai godendo le immagini del podio del Giro d'Italia. Vittoria meritata però, possiamo dire, per Tom Dumoulin. Innanzitutto buonasera a tutti e forza Teramo, e speriamo che questi pochi minuti che ci rimangono ci possa regalare una soddisfazione sportiva al nostro sport regionale. Sì, come hai detto tu, probabilmente questo è stato veramente un bel giro di 3600 chilometri che però obiettivamente le grandi salite normalmente qui al Giro non hanno fatto storia. Il Mortirolo, il Blockhaus, due volte lo Stelvio, il Passo Gardena. Senti, vogliamo essere un po' cattivi, Dumoulin ha vinto e rivinto il Giro d'Italia con due cronometro. Le ha vinte con due cronometri, ma soprattutto le ha vinto difendendosi sulle grandi salite. Sì. Difendendosi sulle grandi salite, lo ricordiamo che non aveva nemmeno una grande squadra, quindi è stato molto abile, è stato molto intelligente, è stato molto razionale in tutto. Però sfrutta la grande queste due cronometro, quella di Foligno specialmente di 40 km e quella di Milano, per ribaltare una classifica che gli si era complicata negli ultimi giorni. Però obiettivamente questa è una vittoria di un ragazzo olandese, prima vittoria del ciclismo olandese, un Giro d'Italia, quindi una vittoria di prestigio. Però un ragazzo che veramente ci ha messo classe, non solo pedalando ma soprattutto mettendo molta intelligenza tattica. Quindi un giro meritatissimo, un giro che dopo tutte queste salite si finisce con una classifica molto molto stretta, stranamente, con Quintana a 31 secondi, un ottimo Nibali che obiettivamente questo corridore dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che sta facendo per il ciclismo italiano, di nuovo sul podio, vincitore di una tappa, e se non ci fosse stato lui per noi sarebbe stato veramente un disastro. Quindi un'edizione di Giro emozionante, grande pubblico, 3.800.000 persone ieri davanti ai televisori a vedere una tappa del Giro d'Italia. Questo non succedeva dai tempi di Pantani, questo lo voglio ricordare. Quindi c'è stato un ritorno a questo sport da parte del pubblico, veramente si è affezionato molto. Peccato che gli italiani, oltre alla bella pagina di Nibali, non ci sono stati, tranne Pozzovivo, Formolo al 10° posto,
però da noi italiani ci si aspettava qualcosa in più. Assolutamente, diciamo, per chiudere con un sorriso, Luciano, perché poi ovviamente avremo tempo di parlarne giovedì sera, puntata tutta dedicata quasi al Giro 100 per larga parte. Diciamo che l'unica cosa che non è riuscita a Tom Dumoulin in questo Giro d'Italia è fare quello che aveva preconizzato l'altro giorno, cioè buttare fuori dal podio Quintana e Nibali, che sono a fianco a lui. Però ovviamente lui si è, dopo le giornatacce che ha passato, aveva detto: io mi auguro che perdano il podio, almeno sotto questo punto di vista non ce l'ha fatta. No, però diciamo che Dumoulin deve essere orgogliosissimo di avere vicino a sé un Quintana, un Nibali che hanno già fatto storia in questo sport, vincitori di Tour, Giri, Vuelta, quindi un podio veramente di prestigio per un'edizione speciale del Giro d'Italia. Sappiamo che era la 100ª edizione, si chiude questa edizione veramente con un ottimo podio, con dei corridori di grandissima qualità. Va bene Luciano, io ti aspetto, ti ringrazio innanzitutto per questo commento, ovviamente l'appuntamento è giovedì sera, ci vediamo giovedì sera. Ci vediamo giovedì sera a Velò. Assolutamente, ore 21 da non perdere, parleremo di Giro 100, ma come al solito tantissimo ciclismo di casa nostra. Grazie Luciano, buon pomeriggio, buona domenica, ovviamente buon fine giro di fatto. Pubblico enorme a Piazza Duomo a Milano per la premiazione di Tom Dumoulin, di Quintana e Nibali. Torniamo a Teramo da Andrea Costantini. Andrea. Sì, grazie Jacopo, sempre tensione che si taglia a fette, 27esimo 0-0. Continuano ad attaccare il Lumezzane, ma senza avere le palle gol avute poco fa, in particolare con Speziale, che peraltro, e questa è una scelta che ci ha un po' sorpreso, è stato sostituito da Bertoni, che ha messo dentro un ragazzino, un 99, come Verde, per inserire, per appunto, al posto di Speziale, che comunque aveva avuto la palla gol migliore ed è un giocatore da battaglia, non è un gran giocatore, ma è uno che lì davanti fa movimento, mette in difficoltà anche i centrali del Teramo con questa pressione che mette sempre sui centrali di Ugolotti. Quindi ci sembra inspiegabile questa mossa di Bertoni, che ha scelto Verde in attacco al posto di Speziale. Intanto ci sono problemi fisici per Carcalis, si conferma la difesa a 3 con Sales che è scalato sul centro-sinistra, Speranza centrale dei tre, Caidi centrodestra, ora no, ora Sales torna nuovamente sul centro-destro dopo alcuni minuti passati sul centro-sinistra. Mi sembra quasi di parlare di politica, ma tant'è. Dunque sì, perché con tutti questi movimenti dettati da Ugolotti, peraltro bisogna verificare le condizioni di Carcalis, che ha un problema alla gamba. Il Teramo ha già esaurito 2 cambi, ce n'è uno solo a disposizione di Ugolotti. Si sta avvicinando ora un giocatore, allora, non è Baccolo, non è Masocco, tra poco capiremo chi sarà scelto da Guido Ugolotti per questo finale di partita. Siamo al 29esimo. Tempesti, carta Tempesti per Guido Ugolotti. Questa è una mossa a sorpresa. Ci aspettavamo magari Baccolo, magari Petrella, in un senso o in un altro, un po' più difensivo, un po' più offensivo a seconda, e invece dentro Lorenzo Tempesti, e lui l'ultima carta scelta da Ugolotti. Vediamo se esce Sansovini o c'è un'altra opzione per il tecnico teramano. Esce il numero 10, Marco Sansovini. Questa è un'altra scelta che in caso di sconfitta farà discutere, perché Sansovini non ha giocato un bel finale di stagione, ora si prende i fischi del pubblico del Bonolis, ma comunque Ugolotti rinuncia al giocatore di maggiore esperienza che ha il Teramo e mette dentro Tempesti, che con tutto il rispetto non è che avesse lasciato grandi tracce. Quindi l'attacco del Teramo ora è Tempesti, Fratangelo, forse l'ultimo tipo di attacco che ci saremmo. Scusami Andrea, ma io ti faccio una domanda, aspetta, ma a questo aspetta, punto... Aspetta Jacopo, perché cedo la parola a Dania e poi approfondiamo. Diciamo che Ugolotti conferma il suo essere abbastanza machiavellico nelle scelte, soprattutto nelle sostituzioni, perché ovviamente è una scelta per l'appunto che non ci aspettavamo in questa fase della gara soprattutto. Poi magari Tempesti segnerà il gol vittoria e ci farà rimangiare tutto, o ce lo auguriamo ovviamente per il Teramo.
però sulla carta era un cambio assolutamente non atteso, magari ci aspettava di più un attendere forse il proseguo della gara per valutare eventualmente un altro ingresso, come ad esempio Petrella. Jacopo. No, io Andrea volevo capire, nel senso abbiamo visto Karkalis con qualche problema, a questo punto per fare un cambio del genere Karkalis deve aver dato delle garanzie, almeno di reggere questo quarto d'ora. Sì, ora lo vedo correre bene. Attenzione, qui un contropiede del Lumezzane con la bella rimonta di Amadio che riesce a contenere l'esuberanza di Verde, poi Amadio difende il pallone in due su di lui. Amadio insiste, Amadio palla fuori, deviazione di Verde, rimessa per il Teramo davanti alla panchina di Bertoni. Sì, Karkalis avrà dato delle garanzie, in effetti lo vedo ora muoversi meglio, decisamente meglio rispetto a poco fa, altrimenti sarebbe un cambio sciagurato e inopportuno. Però è un cambio che resta sorprendente perché il Teramo non ha più la coppia d'attacco con cui è partita. Certo, Barbuti e Sansomini non hanno lasciato tracce in questa gara, ma ripeto, anche sotto il profilo dell'esperienza, del carisma, Sansomini poteva essere tenuto dentro. Invece Tempesti e Fratangelo, quindi l'attacco più difficile da ipotizzare nel corso di questa gara, si materializza per l'ultimo quarto d'ora con la gara sullo 0-0. Il Lumezzane che riparte di rimessa con Verde, la sua apertura è precisa per Bacio Terracino, taglia dentro a Rigoni, Bacio Terracino entra in area, Bacio Terracino si ferma, Bacio Terracino palla sul destro, il tiro contrato da Imparato, bravissimo. Poi c'è Quinto che apre per Russini, insiste il Lumezzane. Ancora Varas attaccato da Tempesti, palla dietro per Sorbo, mamma mia, sarà una sofferenza tremenda fino alla fine con le coronarie dei tifosi del Teramo e anche del patron Campitelli che immagino durissima prova. Speranza, intervento scomposto, troppo scomposto, Speranza protesta ma è entrato in maniera troppo platealmente scomposta e Balice non può che fischiare un calcio di punizione sulla fascia centrale del campo a 25 metri dalla porta, difesa da Narciso, fallo subito da Leonetti e ora calcio di punizione per il Lumezzane. Questi sono degli errori gratuiti perché in partite come queste meno piazzati si concedono, meglio è. Guarda Andrea, la sensazione, almeno vedendola qui in televisione, è che non riesca proprio a tenere palla il Teramo, come se giocasse in una inferiorità numerica, addirittura forse doppia inferiorità numerica, cioè non riesce a fare proprio due passaggi di fila e questo è abbastanza emblematico. Di difenderti fino alla fine. È una squadra che ha scelto di sacrificare l'attacco fino alla fine perché se togli Sansovini e metti dentro Tempesti e giochi con un attacco Tempesti Fratangelo vuol dire che ti stai consegnando all'attacco degli avversari e chiedi a Tempesti di correre, di sacrificarsi, ma certo di non darti chissà quanto in zona offensiva. Ecco perché sarà un finale tutto in apnea, mancano 12 minuti per recupero, c'è questo calcio di punizione per il Lumezzane sul punto di battuta, se non vedo male c'è Russini con la barriera che viene sistemata da Narciso, va Sorbo a disturbare questa barriera, ma si perde ancora del tempo perché addirittura Balice di Termoli deve tirare fuori lo spray per disegnare la linea che non va oltrepassata dalla barriera Teramare. Intanto ci sono delle scaramucce, poco fa è stato anche ammonito Stefano Amadio. Teramo prova a guadagnare qualche passo rispetto alla linea disegnata dal direttore di gara, in effetti qualche passo viene guadagnato, Narciso fa fatica a farsi rispettare dalla barriera, dà ulteriori indicazioni il portiere Teramano, la punizione che sta per essere battuta da Russini, ma Russini alto, era sulla traiettoria Narciso, non deve intervenire, deve solo accompagnare la traiettoria della sfera. 34 minuti abbondanti in questa ripresa, sarà un finale tutto da vivere, certo i tifosi del Teramo non volevano arrivare a questo punto fino alla fine, ma tant'è, e ripeto, questi cambi ci dicono che sostanzialmente il Teramo si consegna nelle mani del Lumezzane come condotta di gioco, è una finale tutto in difesa, sperando magari qualche sporadica ripartenza con Tempesti e Fratangelo, se ne avranno qualche ripartenza, soprattutto quando il Lumezzane dovesse tentare veramente il tutto per tutto, cosa che la squadra di Bertoni non ha ancora veramente fatto, perché il Lumezzane non ha ancora mai concesso delle ripartenze a campo aperto, è una squadra che sta mantenendo in qualche modo il suo equilibrio.
ma quando dovesse perdere questo equilibrio, perché prima o poi dovrà accadere, la speranza di Ugolotti evidentemente con Tempesti e Fratangelo è di colpire con queste azioni di ripartenza sfruttando la velocità di questi due attaccanti che non hanno grande carisma, che non hanno grande esperienza, l'unica cosa che hanno è un po' di gambo, un po' di velocità e potrebbe essere messa sul piatto nei minuti finali. 35 minuti ora abbondanti, punizione per il Lumezzane con Quinto che batte corto per Tagliani, da questi a Varas. Varas per Arrigoni con il petto per Leonetti, velo ma c'è Carcalis, allontana Carcalis, ecco anche qui Teramo che allontana il pallone alla viva il parroco, proprio non cercando l'azione di ripartenza. No, ma è un atteggiamento davvero incomprensibile. Capirei se fosse in inferiorità numerica, io capirei se fosse in 10 contro 11, in 9 contro 11, 9 contro 10, lo capirei, ma una partita da giocare in casa in questa maniera è veramente incomprensibile, davvero. Passi tutto, bisogna contestualizzare il tutto, ma con tutte le attenuanti del caso è una partita improponibile, un atteggiamento assolutamente da censurare, quello del come è stato preparato questo playout è assolutamente non condivisibile. Sì, peraltro ti segnalo che mi pare che ora il Teramo si sia rimesso a 4 dietro dopo aver giocato un quarto d'ora, quasi 20 minuti a 3. Attenzione Leonetti, colpisce male di testa su questo traversone di Arrigoni dalla tre quarti. Leonetti aveva preso il tempo a Carcalis ma non ha inquadrato lo specchio della porta al 37esimo. Ripeto, una serie di cambi in difesa da parte di Ugolotti che ora mi pare si sia rimesso a 4 con Sales, Caidi, Speranza e Carcalis appunto a sinistra, imparato, riportato un po' più avanti in linea con i centrocampisti, però insomma lo abbiamo detto in più di una circostanza, il Teramo non appena riconquista palla in difesa la ridà all'avversario, perché proprio è una squadra che sta rinunciando a giocare, è una squadra che è solo concentrata sulla fase difensiva, prendere i palloni e buttarli fuori. Questo è l'unico scopo che in questo momento ha il Teramo. Ma attenzione ad Arrigoni, entra in area, il cross basso, Narciso la tiene lì. La tiene lì Narciso su una palla pericolosa di Arrigoni, un cross basso ma potente. Narciso ha intuito tutto e si è accartocciato sul pallone. 38 minuti, caro Jacopo, qui non passa mai ed è sempre 0-0. Ora Varas intercetta questo pallone ed è di nuovo Lumezzane che attacca senza soluzione di continuità. Avanza sulla sinistra Bacio Terracino, imparato e pronto poi al raddoppio anche Sales, dietro per Arrigoni, scatto di Arrigoni, lo tiene lì imparato, la palla ancora in gioco, Arrigoni salta imparato, salta in qualche modo anche Sales, poi arriva Amadio in terza battuta e quindi c'è il fallo subito da Amadio. Meno male per il Teramo che Amadio è andato in terza battuta, perché Arrigoni prima ha superato di forza imparato, poi di forza anche Sales e poi è arrivato Amadio che è riuscito a frenare l'impeto di Arrigoni e poi ha subito il fallo. C'è un Francesco Di Francesco qui. Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, perché ti stavo per dire la mia curiosità risiede nel fatto di voler cioè la cosa che immagino è la reazione di Francesco Di Francesco alle tue spalle, più o meno che cosa starà dicendo, pensando e come starà vivendo questi attimi di partita. Sì, lui non si capacita di come il Teramo si sia ridotto così. La tensione ha talmente dilaniato il Teramo che praticamente sta soffrendo contro una squadra dai valori estremamente bassi come il Lumezzane. E tu pensa, Jacopo, che il Teramo, se dovesse finire 0-0, potrà salvarsi non avendo in quattro partite mai battuto il Lumezzane. Il che è un dato a suo modo incredibile. Perché in quattro partite non battere la penultima forza del campionato è comunque un dato a suo modo che ha un suo significato, eppure non battendolo per quattro volte il Teramo potrebbe salvarsi. Letta in un certo modo è un dato clamoroso anche questo. La rimessa in gioco per il Teramo con Sales che cerca avanti imparato da questi verso Fratangelo, c'è la copertura di Sorbo, ma se non altro per qualche istante il Teramo tiene il pallone lontano dalla propria tre quarti di campo. Ora torna a farsi sentire il Bonolis dopo tanti attimi di paura. La palla viene gestita da Fratangelo,
anzi da Tempesti, ma si trascina fuori il pallone. Rimessa in gioco per il Lumezzane, mancano 5 minuti più recupero. Vabbè, ma io immagino che cosa saranno questi 5 minuti più recupero, saranno veramente di fuoco, ed è esattamente l'approdo a cui il Teramo mai sarebbe dovuto arrivare, perché oggettivamente c'è un rischio elevatissimo, perché adesso è vero che si avvicina il triplice fischio, ma è anche vero che in caso le cose vadano storte poi non si può più recuperare. E tra l'altro il Lumezzane avrebbe un altro cambio da poter fare, ci sono due giocatori che si scaldano, ma Bertoni non mi sembra ora intenzionato a calare una terza carta. Speranza con il petto per Carcalis, rimpallo su Rustini, rimessa per il Teramo, non lontano dalla bandierina del calcio d'angolo, siamo nella metà campo difensiva teramana. Un altro minuto se ne sta andando, ne mancano quattro, ma è un finale che si vive in totale apnea, c'è un'attenzione che si taglia con il coltello. La palla indietro di Bagatini, ora arriva Quinto, attaccato da due maglie biancorosse, ora Tagliani spedisce in avanti questo pallone, Speranza la controlla con il petto, avanza Speranza, cerca il sostegno di Fratangelo, il controllo di Fratangelo, la gira bene per Di Paolo Antonio, un po' di respiro per il Teramo, Di Paolo Antonio per Ilari, di prima butta avanti questo pallone impossibile per Tempesti, pallone impossibile di Ilari, palla sul fondo, rimessa per Fasotti, rimessa che viene già effettuata dall'estremo difensore del Lumezzane. 42esimo. Credo che le risate siano la diretta conseguenza di un commento che non ho capito e non ho sentito, ma che sia stato evidentemente un po' colorito. È che Francesco Di Francesco vede ancora il fantasma di Zauli. Ok. Teramo che stiamo vedendo, un Teramo che somiglia a quello dell'era Zauli, attenzione a Varas, Speranza prolunga verso Bacio Terracino, siamo sul lato corto di sinistra dell'area di rigore, Bacio, salta Sales, cross morbido, Speranza ci arriva, calcio d'angolo per il Lumezzane, spunto di Bacio Terracino e copertura di Speranza che si è arrampicato su questo pallone per anticipare Leonetti. E ora c'è questo calcio d'angolo, tutto il Teramo all'interno dell'area di rigore con Caidi che prende sorbo, la palla battuta, sovrastato Leonetti, però dalla parte opposta alimenta Bagatini, Varas, il suo traversone, palla indirizzata verso Narciso che la blocca proprio all'altezza del secondo palo, applausi di liberazione per il Bonolis, ma manca ancora, c'è ancora tempo da giocare, 2 minuti più recupero. Narciso, il suo rilancio molto lungo, non riesce a intervenire Tempesti e allora la palla è per Bacio Terracino, accelera Bacio Terracino, palla per Verde, il tiro alto, ma ancora una volta con troppa facilità il Lumezzane è arrivato al limite dell'area, Tempesti ha praticamente fatto passare un pallone che gli sfilava davanti al naso, ma un giocatore che è entrato da poco deve giocare con più garra, con più cattiveria, non hai grandi qualità, va bene, ma devi comunque gettare il cuore oltre l'ostacolo, avendo peraltro la freschezza che altri compagni di squadra non hanno, e invece ha abbindolare da questo pallone che gli è passato vicino e poi è arrivato il contropiede del Lumezzane, ancora il Lumezzane, duello in velocità tra Verde e Speranza, Verde in lotta con Speranza, tunnel di Verde, arriva Amadio ancora una volta bravissimo in copertura, Amadio sta prendendo dei palloni molto preziosi quando i difensori vengono saltati nell'uno contro uno, e ora la rimessa in gioco è di Tagliani, inizia l'ultimo minuto, Leonetti, Amadio ancora va a prendere questo pallone, poi Varas allarga per Bacio Terracino, entra in area, palla filtrante per Varas tenuto lì da Caidi, Varas prova a girarsi, ancora l'equatoregno fuori per Bacio Terracino, ancora per Quinto, traversone, palla che sembra difficile per Rustini che invece ci arriva, attaccato da Ilari, Rustini prova ad andare via, palla fuori, rimessa per il Teramo.
No, ma è veramente... sono, immagino la tensione che si respira, ma ripetiamo, è una condotta di gara e sicuramente... Andrea, perché Ilari, Jacopo, scusami, Ilari finisce a terra, stramazza a terra, crampi per lui, ci sono Karkalis e Amadio che stanno facendo lo stretching, uno su una gamba, l'altro sull'altra gamba, 4 minuti di recupero segnalati, si arriverà al 49esimo, 4 minuti di sofferenza totale. Eh sì, immagino che saranno veramente 4 minuti di fuoco. Intanto io vi do, non è ancora finale, anche qui siamo nel recupero, però è una partita in cui di tensione c'era un po' di meno. Quella di Fano, 2-0, siamo anche qui nel periodo dell'extra time, però 2-0 con il Forlì che è in inferiorità numerica e dunque manca solo il triplice fischio a decretare la retrocessione del Forlì e la salvezza del Fano, che ha fatto davvero una rimonta importante ed è riuscito dunque ad assicurarsi un altro anno di Lega Pro, pur con tutte le difficoltà. La svolta che c'è stata durante il mercato di gennaio, sono arrivati elementi imprescindibili che prima il Fano non aveva. Cambio di marcia ed è arrivata proprio in questo momento, triplice fischio, Fano batte Forlì 2-0, il Fano è salvo, il Forlì retrocede in Serie D. Andrea, per gli ultimi minuti fino alla fine. Sì, io penso che i quattro minuti saranno allungati, perché nel primo minuto non si è giocato causa crampi di Ilari e tra poco entrerà Musto nel Lumezzane, terzo e ultimo cambio per Bertoni. Tanto Lumezzane tutto riversato nella metà campo del Teramo, la palla per Sorbo, allarga per Bacio Terracino, uno contro uno, Bacio Terracino attaccato da Sales, Bacio Terracino, Sales gli porta via il pallone, poi subisce anche il fallo di Bacio Terracino. Stavolta ha vinto il duello Sales, applausi del Bonoris, forse arriva il momento del cambio. Intanto anche Caidi a terra per crampi, anche Karkalis a terra, due giocatori del Teramo a terra. Io penso che si chiuderà al 51esimo questa partita, non al 49esimo, al 51esimo finirà questa partita, con un Musto che sta per prendere il posto di un compagno di squadra, sta per arrivare la segnalazione del quarto uomo, Sindemi. Esce il numero 5, Quinto, esce Quinto, entra Musto. Dunque questo è il terzo e ultimo cambio, dunque gioco fermo, un minuto per Ilari, 30 secondi per questo cambio. Io penso che ci saranno i presupposti per arrivare al 50esimo/51esimo. Tanto 47 minuti e mezzo già andati via e si riprenderà con la punizione che sarà calciata da Narciso sulla tre quarti di campo del Teramo. Palla lunga di Narciso, palla molto lunga, salta Arrigoni, la palla arriva dalle parti di Imparato, attaccato alle spalle da Verde, Imparato la gioca per Tempesti, va giù Tempesti, non c'è fallo, resta a terra Tempesti ma deve rialzarsi per non lasciare la squadra in 10 uomini. Speranza di Paolo Antonio, Amadio in avanti per Imparato, non la controlla, palla regalata a Lumezzane che ci riprova con Tagliani che butta in avanti questo pallone con una preghiera, mi sembra in fuorigioco Busto ma non viene alzata la bandierina, poi va a terra Varas, si continua a giocare, Ilari, Varas si rialza e lo beffa. Ilari in difficoltà, Varas continua a correre come un ossesso, ma qui va via il controllo Varas, si porta il pallone in fallo laterale. Mancano 30 secondi, poco meno, al 49esimo, ma ripeto, il recupero sarà allungato ancora a terra. Un altro giocatore del Teramo, stavolta è Amadio. A turno i giocatori del Teramo vanno a terra. Amadio ora si rialza, è una strategia anche per perdere tempo, Amadio si è rialzato, serve per spezzare il ritmo del Lumezzane in questi minuti di recupero. Tempesti per una volta tiene un pallone, Tempesti, prova ad andare via, butta avanti la palla, protegge in posizione regolare, ma la palla sta per finire in fallo laterale, infatti finisce in fallo laterale. Finiti 4 minuti, la panchina del Teramo vorrebbe la fine della partita. Varas butta avanti questo pallone, alza Caidi, va in alto, molto in alto, poi Russini, Speranza, palla verso Tempesti, poi Tempesti, qui parte addirittura l'inno del Teramo senza che sia arrivata alla fine, finita, il Teramo è salvo, 0-0 al termine di questa gara che è stata uno stillicidio, ma il Teramo
il presidente Campinelli abbraccia tutti coloro che gli sono vicini, una sofferenza indicibile. Il Teramo è salvo, il Teramo è salvo, ma se poteste vedere la faccia di tutti noi colleghi, ma di tutti i tifosi qui, siamo tutti travolti, perché è stata una partita orribile, una partita orribile tra due squadre che hanno proposto l'anticalcio. La classifica ha fatto la differenza, la classifica ha fatto la differenza, e la differenza l'ha fatta appunto permettendo a Teramo di salvarsi al termine di una partita tremendamente brutta. È una partita che il Lumezzane non ha meritato di vincere, perché non ha creato grandi palle gol, però è rimasto in partita fino alla fine, giocando sulle pecche del Teramo, sulle paure del Teramo, sui timori del Teramo, ma non è bastato, perché il Teramo ha saputo mantenere questo 0-0 tra mille sofferenze. E perché e per come non si sa, ma questo Teramo si salva dopo aver commesso gli errori più disparati in una stagione tremendamente complicata. Alla fine Ugo Lotti intasca questa salvezza, lo fa avendo proposto questa partita di ritorno che certamente non resterà negli annali, tutt'altro, ma più che mai contava il risultato, più che mai contava centrare la salvezza, perché una retrocessione in questa stagione sarebbe stata tremendamente pesante. Il Teramo è salvo, Agna. Salvo Andrea, ma che sofferenza fino alla fine. La peggior gara che poteva giocare il Teramo si è concretizzata proprio negli ultimi 90 minuti della stagione, che si conferma sofferente fino alla fine. È stata davvero una gara a scarpio palma anche per tutti noi, un risultato insperato a un certo momento della stagione, però da qui il Teramo deve ripartire, ma cambiando è molto dentro e fuori la società. Ragazzi, potete passarvi, potete mettervi una cuffia a testa, perché vorrei insomma fare una velocissima disamina prima di andare in pubblicità con entrambi, e riprendo, Andrea, le tue parole. Tu di solito sei insomma giornalista super informato, ma anche molto misurato nei giudizi, ma per una volta hai detto effettivamente qualcosa di molto forte. Partita orribile, davvero, stagione orribile del Teramo, che si salva, non sa neanche come, e io sottoscrivo ogni parola. Vi volevo chiedere, tanto oramai la partita è finita, da domani si cambia, Ugo Lotti non sarà più il tecnico del Teramo, e questo ve lo possiamo dire con assoluta certezza. Finisce qui l'avventura di Ugo Lotti, ma finisce qui l'avventura di quasi il 90% dei giocatori di questa rosa, che è oggettivamente inadeguata al campionato di Lega Pro. Jacopo, ti interrompo perché ho Francesco qui in lacrime, vicino a sì. Me, Francesco, che tensione. È una sofferenza tremenda, devo essere sincero, non ho nemmeno la forza di gioire, non ricordo di aver sofferto così, ho ricordato retrocessione, ho ricordato pagine brutte nella storia del Teramo con gli spareggi di una volta, i play-out, i play-off persi, ma una sofferenza come quella di oggi, devo dire che caide è come se avesse fatto un gol su quel salvataggio a portiere battuto sulla linea, e niente, io conti fatti, è stata l'unica palla gol di questa partita. Esatto, ho cominciato a chiedere quanto tempo manca, mi aveva detto 20 minuti, a un certo punto Venturoni mi ha detto ma tutto qua, e niente, non c'è solo da aggiungere alla soddisfazione per questa salvezza, che credo che non vada confermato nessuno di questa squadra, eccetto forse, ecco, no, qualche era detto Jacopo in studio. Esatto, qualche giovane come Fratangelo, come altri, ma gli altri, forse anche qualcuno degli anziani, perché giocatori come Caidi e Speranza non gli si può dire nulla, come Amadio, l'unico a centrocampo a giocare, sì, sbaglierà tanti appoggi, tanti palloni, ma ha raddoppiato tutto. Esatto, è l'unico lì in mezzo, alla fine è crollato pure lui, c'è stato un momento che avevamo tre giocatori sdraiati per terra con i crampi, mi viene da dire che non mi viene da dire niente, siamo salvi. Andrea, puoi passare la cuffia a Francesco, perché
Sì, si sente, si sente. Francesco, allora, innanzitutto ci siamo immaginati, intanto stiamo rivedendo... Scusami Jacopo, scusami, perché ci sono dei tifosi del Teramo sulla balaustra, stanno litigando verbalmente, chiaramente, a distanza, con colui che penso essere il figlio di... del presidente Lumezzane Cavagna, e ora stanno un po' faticando gli steward a riportare un po' di calma. Certo, neanche quel dirigente Lumezzane, che ripeto mi sembra il figlio del presidente Cavagna, neanche lui insomma potrebbe avere un comportamento un po' più consono, potrebbe andare via, attirare ulteriori antipatie da parte dei tifosi del Teramo. A te e a te. Io volevo salutare Francesco. Francesco, noi ce l'eravamo detti come auspicio che non doveva succedere, nel senso arrivare agli ultimi 20-25 minuti con il cuore in gola, come ti è capitato questo pomeriggio, e puntualmente invece si è realizzato. Il Teramo si salva, ma, e questo lo possiamo dire perché ormai c'è la certezza della matematica salvezza, Ugo Lotti non sarà più l'allenatore del Teramo e andranno via... la quasi totalità, a parte forse il nucleo storico che hai citato prima, Caidi, Speranza, di Paolo Antonio Amadio, ma il resto andrà, abbandonerà ovviamente, il Teramo vorrà disfarsene, perché da domani si cambia, e questo lo diamo per certo, l'avventura di Ugo Lotti finisce questa sera, e penso che anche per te che hai visto la partita, insomma, vedere un play out del genere sia una buona notizia. Sì, sì, una buona notizia questa, una buona notizia che ci siamo salvati, ecco, tra i giocatori che possono restare, avevo dimenticato di Paolo Antonio, che è sempre incomiabile, ci ha messo il cuore pure lui, e ripeto, è uno dei pochi da poter salvare, non ne vedo altri oltre a di Paolo Antonio, Fratangelo, Amadio, Caidi e Speranza, ma comunque ci penseranno il nuovo allenatore, il nuovo direttore sportivo. Finisce qui l'avventura di Ugo Lotti, grazie a Ugo Lotti, bravo per aver dato un'aggiustata ad una squadra che è una squadra, non lo so, niente, vabbè, con una frega di asini da un punto di vista calcistico. Dopo però pure Ugo Lotti anche oggi insomma qualche pensiero di troppo l'ha fatta, ma non è un problema, il Teramo è salvo, e quindi questa è la cosa più importante, punto a capo, si ricomincia di nuovo ripartendo, la cosa più importante da dire, ripartendo da Campitelli e da Epifani anche? Non credo allora, siccome fino adesso abbiamo giocato, mi diceva Andrea, e da Epifani non lo so, so soltanto che se il Pescara non dovesse premere e porre sul piatto della bilancia discorsi che potrebbero convenire al Teramo, allora Epifani potrebbe, sarà il nuovo allenatore del Teramo, altrimenti non lo sarà. Ok. Jacopo, chiarissimo. Evidentemente è stravolto, chiedo anche una battuta magari a Paolo Renzetti qui, che ha seguito anche lui con grande partecipazione. Paolo, una salvezza che il Teramo ha meritato per la classifica, certo, a leggere questa partita di ritorno, mamma mia. Sì, una salvezza meritata per quello che aveva fatto il Teramo in campionato nella stagione regolare rispetto alla seconda parte. Esatto, nella seconda parte. Però credo che oggi si sia vista una partita quasi a senso unico, soprattutto nel secondo tempo, in cui in campo si è visto solo l'11 lombardo. È vero che al di là del salvataggio sulla linea non è che il Lumezzane abbia fatto chissà che cosa, però c'è stata una grande sofferenza. E credo che nessuno si aspettasse di dover soffrire così tanto per portare a casa questa salvezza. È una salvezza importante, bisogna ripartire al di là di chi saranno i protagonisti, se sarà Epifani il nuovo allenatore, se ci sarà qualcun altro, sarà importante ripartire con grande umiltà e credo con una formazione quasi completamente nuova, perché dopo praticamente questa partita evidentemente per il Teramo si chiude un ciclo, bisogna ripartire con una formazione completamente diversa. Jacopo, se non hai altre considerazioni, no. Io qui andiamo negli spogliatoi. Sì, assolutamente Andrea, vi libero per il momento, vi ringrazio, perché poi ci rivedremo a partire dalle 19:30, sempre in diretta dallo stadio Gaetano Bonolis per il post gara.
A dopo. E dunque vi aspettiamo. Grazie ad Andrea Costantini, grazie a Paolo Renzetti, grazie a Anna Cantagalli, grazie a tutti quelli che stanno lavorando questo pomeriggio alacremente anche dal punto di vista del comparto tecnico. Saluto e ringrazio Maurizio Daguin, regia, Angelo Custode di questa e di tante altre trasmissioni, Silvia Gentile inviata allo Stadio Bonolis. Voi non cambiate canale perché noi ci fermiamo, anzi se volete fatevelo un giro, ma non più di un'ora, perché noi alle 19.30 torniamo, mentre si stanno giocando alcune partite di Serie A, alle 19.30 torniamo per parlare di Teramo Lumezzane, vi faremo vedere le immagini, le interviste e tutto, e saremo in diretta dallo stadio Gaetano Bonolis per le considerazioni per questa salvezza. E non è finita qua, perché alle 20.45 scendiamo in campo, ovviamente in maniera figurata, all'Artemio Franchi di Firenze per seguire anche Fiorentina Pescara. Alle 19.30 continua l'Abruzzo del pallone. A dopo.